Benvenuti ad una nuova puntata del libro di Melma. Natale 2019 insieme a Sarah J. Maas. Ancora. Qualcuno di voi se la ricorderà per Trono di Ghiaccio, ma è tornata più forte di prima con una corte di rose e spine. La corte di rose e spine, sinceramente, non ha nessuna importanza. Non ha importanza perché nella mia mente questa è la saga delle fatine. Ebbene sì, perché ritornano le fatine. Soltanto io credo nel mondo. Ho trovato veramente fastidioso il fatto che questa sia una saga su, appunto, le fate e la protagonista si chiami Feyre. Feyre. Fairy, fata, fe, sì. Sottile come l'iceberg che fece affondare il Titanic, praticamente. Non so, è come fare un libro sugli elfi e chiamare il protagonista Legolas. Per me ha la stessa valenza. Ho saltato l'introduzione, ma alla quindicesima edizione del libro di Melma forse è anche superfluo. Però, insomma, se vi è piaciuto il libro, ed è, so che è piaciuto a moltissime persone, non vi ingrugnate, non vi offendete, leggete pure quello che vi pare. A me non interessa niente. Siamo qui per farci quattro risate il giorno del Santo Natale, va bene? Poi mi fanno molto ridere quelli che quando commentano sotto nel libro di Melma non rispetti il lavoro degli altri, ci vuole tanto impegno, tanta passione per scrivere un libro. Sì, ma quasi tutti gli autori dei libri di Melma sono ricchi e famosi. Non credo che verranno distrutti emotivamente dal fatto che c'è una stronza qua che gli fa una recensione contro. Riceverò sicuramente più insulti io che qualsiasi autore dei libri di Melma per questo video, quindi state tranquilli, dormite sereni. Iniziamo subito perché il sole sta calando e io già sono vestita tutta di nero, fra poco non mi vedrò più e il viaggio nella Valle Incantata creata da Sarah J. Maas è molto lungo. Per cui, shall we? Allora, noi incontriamo Feyre, la nostra protagonista, mentre sta cacciando in un bosco d'inverno. Il bosco che confina con il suo villaggio, villaggio dimenticato dal Signore in cui vive con tutta la sua famiglia. Allora, diciamo che possiamo riassumere la vita familiare di Feyre con un'espressione che il grande Adriano Pappalardo ci ha insegnato. Solo vittimismo, solo lacrimucce. Esatto, e questo è quello che ci offre la vita familiare di Feyre. Ve la racconto adesso, ma tutta questa sua storia familiare ricostruita pezzetto dopo pezzetto con noiosissime digressioni per tutto l'arco del libro, ma voi direte, almeno è descritta bene, ma quando mai? La vaghezza più assoluta, però cerchiamo insomma di dare un senso alla vita familiare di Feyre. Praticamente il padre una volta era molto ricco ed era considerato il principe dei mercanti. Poi ha fatto un cattivo investimento, anche perché era pieno di debiti, quindi cercava un attimo di ingegnarsi facendo degli investimenti un po' più audaci. Chiaramente, essendo deficiente, ha sbagliato e ha perso tutto. I creditori hanno bussato gentilmente alla porta di casa e l'hanno fracassato di botte, in particolare gli hanno storpiato una gamba e lui per questo motivo non può più lavorare, non può più mantenere la famiglia. Allora, già ci sono i primi problemi, giusto? Perché io capisco che comunque ti hanno fracassato di botte, stai messo male, però poi dopo un po' ti riprendi, cioè comunque lui, il cervello gli è rimasto intatto, cioè non è che fai il minatore o sei Usain Bolt che ti servono le gambe, cioè fai il mercante, cioè qualcosa la puoi fare anche con la gamba mal ridotta. No, lui si è depresso e quindi da quel giorno non fa più niente, sta divanato a casa. Chi ci pensa alla famiglia? Nessuno, perché la mamma pure lei non si sente tanto bene, infatti è morta di tifo. E tu dire, ma Cristo, vabbè, è morta di tifo, però in punto di morte ha fatto promettere alla figlia, ovvero Feyre, di mantenere tutta la famiglia. Che bello, ma sì, ma dai, diamo questo fardello sulle spalle di un adolescente, perché no? Ah sì, perché la nostra Feyre in realtà non è proprio un adolescente, ha 18 anni, però vabbè, comunque sempre, insomma, ma che cazzo dici a tua figlia quando poi c'hai tuo marito vive e vegeto, ma falla fare a lui la promessa, no? Di mantenere la famiglia, no? A lei, alla ragazzina, vabbè. E quindi Feyre si prende questo onere su di sé di campare tutta la famiglia, famiglia che è composta dal padre divanato, dal padre divano e due sorelle, una che si chiama Nesta e credo che sia un pochino più importante e un'altra che si chiama Eileen.
Una cosa del genere. La caratteristica chiave di queste due sorelle, che rende comunque, che contribuisce anche a rendere l'atmosfera in casa particolarmente serena, particolarmente distesa, ricolma di felicità e soprattutto affetto, è il fatto che queste due, come esattamente come il padre, non muovano un dito per aiutare Feyre a fare le cose. Persino aiutare in casa con piccoli compiti domestici di base risulta impossibile, cioè queste stanno sempre a lamentarsi, a sbuffare, a trattare malissimo tra l'altro Feyre, e voi direte: ma perché? Cioè perché queste non capiscono che sono poveri in canna e ci devono dare tutti un po' da fare per mandare avanti le cose? Perché non fanno altro che sbuffare e trattare come una pezza per i piedi Feyre? E ragazzi, la risposta non esiste, cioè la risposta è che la Mas non sa scrivere, e quindi per far risultare ancora più eroica Feyre ha descritto tutti gli altri membri della sua famiglia come degli inutili soprammobili, in modo tale che lei risultasse ancora più buona, ancora più coraggiosa ad affrontare tutto questo da sola. Peccato che non abbia il minimo senso, e vi spiego anche perché. Cioè, se io vivessi, se io fossi Feyre, visto che Feyre è dipinta come il classico strong female character, cioè una che non si fa mettere i piedi in testa, una che non le manda a dire, abituata a cavarsela da sola, eccetera, eccetera. Quindi se io fossi Feyre, immaginatemi come Feyre, se la mia sorellina mi dicesse: no, non mi va di tagliare la legna oggi dopo che io sono tornata a casa e sono stata tutto il giorno fuori a cercare un coniglio da spolpare per quattro cristiani, io se fossi Feyre, come minimo le do un ceffone e le dico: senti, o tagli la legna oppure muori de fame, oppure col cazzo che ti do il coniglio che mi sono procacciata, no? Cioè, come minimo ci deve essere questo clima. Invece no, Feyre sta zitta. Cioè, quando le sue sorelle si lamentano, lei le guarda un po' incagnesco, borbotta qualcosina, però poi placida. Lo stesso per quanto riguarda il padre, cioè nel senso: ma vuoi andare a lavorare, figlio mio? Cioè, ti devi vedere tutto il giorno la televisione non esiste, perché anche se in Trono di Ghiaccio, non so se vi ricordate, c'erano le caramelle gommose, qui forse Sarah J. Maas ha imparato due o tre cosette e quindi ha evitato di metterci la televisione, visto che ha ambientato anche questo più o meno nel Medioevo. Il padre è dipinto come il classico tizio divanato, birrozza, tutto il giorno a guardare il football, cioè così dipinto suo padre. Ma vuoi dare una smossa a tutta la tua famiglia di rincoglioniti? Cioè, ma vuoi fare qualcosa di veramente utile anziché andare a zonzo da sola col pericolo che ti possano attaccare, visto che sei una ragazza tutta pelle e ossa, perché chiaramente loro muoiono de fame, fa freddo, siamo in pieno inverno, tutto terribile, praticamente Fantine delle Miserables stava messa meglio di lei, eccetera, eccetera, eccetera. No, ovviamente, perché se fosse stato così, questo significava che la Mas doveva poi scrivere una trama un po' più credibile. Invece il realismo c'è, cioè, d'altra parte, ma perché perdere tempo a fare una trama solida quando puoi fare una cagata del genere, tanto piace lo stesso? Esatto, cioè forse ha ragione lei. Ma perché andarsene in giro da sola nel bosco è così pericoloso per Feyre? Perché questo villaggio è al confine, cioè questo boschetto più che altro, è al confine con un muro che divide le terre umane, quindi i territori destinati agli umani, e i territori destinati ai fe. Fe? No, vabbè. Le fatine, cioè da questo momento in poi le chiameremo le fatine. Sono in realtà di tradizione credo germanica o comunque del nord Europa, quindi sono, non sono le fatine, non sono le Winx, ok? Ma sono delle creature magiche che incantano gli umani, creature diciamo malvagie, dispettose, che considerano gli umani alla stregua di giocattoli con cui loro appunto, che loro possono schiavizzare, che possono usare a loro piacimento, eccetera, eccetera. Quindi sono delle creature altre dotate di poteri magici particolarmente spaventose, tant'è vero che circolano delle voci circa la gente strana avvistata in quella zona, figure alte dall'aria inquietante e letale. Figure alte. Vabbè, queste sono le capacità evocative della scrittura della Mas, figure alte dall'aria inquietante. Ma poi che cazzo vuol dire dall'aria inquietante? Cioè, in che senso? Cosa hanno, un cappuccio che gli copre la testa? Non so, un po' più di dettagli. I cacciatori avevano supplicato i nostri dei dimenticati da tempo di fare in modo che non si trattasse di esseri fatati o fe, e io avevo pregato in segreto con loro. Negli 8 anni trascorsi da quando abitavamo nel nostro villaggio, a 2 giorni di viaggio dal confine con la terra immortale di Pritian,
che sarebbe sto posto dove ci vivono le fate, quelle creature ci avevano risparmiato i loro attacchi, nonostante i venditori ambulanti a volte ci raccontassero storie su lontane città di confine ridotte in cenere e ossa. Quegli aneddoti, in passato abbastanza rari, negli ultimi mesi venivano sussurrati abitualmente ad ogni giorno di mercato. Allora, io ho soltanto da dire una cosa, la confusione è in agguato. Da come viene descritto in queste righe il rapporto tra esseri umani e fatine, si capisce che è un rapporto che non esiste. Perché hanno tutti così paura di ste fatine se da 8 anni, cioè quasi da 10 anni, che nessuno se li caga questi umani? Quindi di che cosa stiamo parlando esattamente? Cioè perché avete così tanta paura che da 10 anni che non succede niente? Gli aneddoti di città ridotte cenere e ossa, gli aneddoti, ma qua di che stiamo a parlare sinceramente? Cioè non lo so, sembra la storia del lupo al lupo. Cioè noi vogliamo credere che questo posto sia così tanto pericoloso perché 10 anni fa hanno rapito non so chi? Per piacere su! Ma comunque veniamo al punto clou. Lei sta cacciando e finalmente vede un cervo. Quindi con arco e faretra, perché lei va in giro così, ha tra l'altro la faretra con 3 frecce, due normali e una di frassino. Perché? Tutti sapevano che le creature fatate odiavano il ferro, ma era il frassino che indeboliva la loro magia immortale, a tal punto che un uomo poteva sferrare loro un colpo fatale, o almeno così narrava la leggenda. Casualmente questi qua stanno crepando di fame. Ricordiamo che in questo villaggio non ci sono attacchi da 10 anni praticamente, però lei ha deciso di spendere questi soldi extra anziché comprarsi più frecce, no, per comprarsi una freccia di frassino, perché lei ha soltanto 3 frecce, una è in frassino. Cioè tu hai speso una caterva di soldi per comprarti una freccia che forse potrebbe uccidere un fè quando tu lo vedrai nel bosco. Ma per piacere, cioè. Eppure questa freccia di frassino, nonostante l'insensatezza di averla comprata, le risulta utile perché accanto a questo cervo spunta un lupo, però non è un lupo normale perché è un lupo con delle dimensioni più grandi del normale, un lupo enorme, con degli occhi particolari, scintillanti, insomma lei capisce che non è un lupo normale ma è un fe. Lei chiaramente pensa, non avrei rischiato che quella creatura si insinuasse nel nostro villaggio per massacrare, mutilare e tormentare, che morisse subito proprio lì, sarei stata felice di ucciderlo. Il lupo si avvicinò e un ramoscello si spezzò sotto una delle sue zampe, entrambe più grandi della mia mano. Ma scusatemi, questo dovrebbe fare paura. Hai appena detto che è un lupo enorme, è ovvio che le zampe sono più grandi della tua mano, cioè la tua mano pelle e ossa di una diciottenne, è ovvio che unità di misura è, dovrebbe essere una cosa terrorizzante, boh. Vabbè, lei comunque quindi scaglia la freccia di frassino al lupo e lo ammazza, perché innanzitutto il lupo voleva mangiarsi il cervo, che era la sua cena. Lei ammazza sia il cervo che il lupo, dopodiché scuoia il lupo. Tra l'altro, ma chi ti ha insegnato a scuoiare? Vabbè, non si sa. Comunque, scuoia il lupo, butta il cervo, avvolge il cervo nella pelle di lupo, si carica il cervo con la pelle di lupo sulla schiena. Ricordiamo che lei è una diciottenne pelle e ossa, e percorre svariate miglia. Scusate, ma Yama, per piacere, cioè, coniamo, vi prego, questo nuovo tormentone al posto di Find Logic, che comunque è presente nel cuore di tutti noi, però occorre in questo Natale 2019 inaugurare una nuova tradizione che, oltre a Find Logic, ma il realismo, oh, è Yama, per piacere. Tra l'altro arriva a casa con sto madonnone. Cioè, la reazione dei suoi familiari qual è? Niente, niente. Cioè, questo ha portato cibo per settimane, arriva tutta sporca di sangue, nessuno che va a vedere se sta bene, nessuno che si meraviglia. Cioè, la reazione è quello dove l'hai preso. Ormai avevo smesso da tempo di sperare che i miei cari notassero ogni sera se tornavo o meno dalla foresta. Ma perché c'è questa indifferenza nei tuoi confronti? Cioè, ma perché non ti vogliono bene? Sei tra l'altro l'unica fonte di sostentamento, nessuno la caga. Ma perché deve essere descritta così? Sarah J. Maas, perché? Non è credibile. Il lieve sussulto di Elaine mi graffiò le orecchie. Allora, analisi logica della frase. Il lieve. Allora, intanto una cosa che è lieve, come, perché poi associ un verbo così forte come graffiare? Cioè, una cosa lieve non graffia perché è lieve, cioè proprio, no? È per antonomasia. Ma comunque ancora più grave è la metafora, no? Perché il lieve sussulto mi graffiò le orecchie. Allora, il sussulto non è un suono.
quindi non può graffiare le orecchie. Il sussulto è un movimento improvviso, repentino, quindi cosa stai blaterando? Però qua potrebbe anche essere la traduzione. In questo caso tutto il mio supporto va al traduttore, spero che ti abbiano pagato bene, traduci pure a cazzo di cane, tanto comunque questa roba è irrecuperabile. Tanto non c'è modo di migliorarla, inutile, c'è anche che questa frase fosse stata scritta bene, comunque fa cagare, quindi alla fine ma che ce ne frega? Comunque Fera giustamente dice, non soltanto ci mangiamo il cervo, ma vendiamo anche la pelle del lupo, così ci facciamo un po' di quattrini. I suoi familiari, che sono stupidi come delle zucche, che cosa dicono? Mi piacerebbe un mantello nuovo e io ho bisogno di un paio di stivali nuovi. Restai in silenzio guardandomi bene dall'intromettermi in una delle loro discussioni, però lanciai un'occhiata torva verso le scarpe ancora lucide di Nesta, accanto alla porta, vicino ai miei stivali, troppo piccoli e scuciti, tenuti insieme solo dai lacci consumati. Allora tu, se sei una persona normale, sei una persona con cervello, ok, ti alzi e dici: ma col cavolo che mi compro il mantello nuovo e le scarpe nuove che non fate un cazzo tutto il giorno a casa? Semmai le scarpe me le compro io, guardate come cazzo vado in giro. Ecco, questa è la reazione di una persona normale. Invece Feyre resta in silenzio. Allora vuoi fare la vittima? Allora vuoi fare la patetica? Esatto, perché qua c'è solo del patetismo estremo, come disse bene Adriano Pappalardo, solo lacrimucce, solo piagnistei, solo lacrimucce. Ma poi, non contenta di tutto questo, Sara J. Maas aggiunge una battuta che francamente io non capisco, da parte di Nesta, una persona veramente spiacevole. Puzzi come un maiale ricoperto della sua stessa sporcizia. Non puoi almeno tentare di fingere di non essere una contadina ignorante? Ah, scusami se ero fuori a procurarti del cibo che evidentemente non ti meriti, culona, ok? Invece Feyre, zitta, non lasciai trapelare quanto mi avesse ferita e addolorata. Ma scusa, ma le vuoi sbattere fuori queste ingrate? Poi, giustamente, loro non hanno manco tagliato la legna. Allora Feyre dice: scusate, ma pensavo che avesse tagliato la legna oggi. E Nesta si toccò le lunghe unghie curate. Detesto farlo, mi lascia sempre delle schegge, ma un calcio nel culo! No, io non sopporto questo schifo. Si susseguono scene inutili, perché tutta questa prima parte del libro è veramente una sonnolenza incredibile, non succede nulla. Incontrano una setta di invasati che si chiamano i figli dei benedetti e sono tipo i predicatori che vanno in giro a cercare di convertirti chiedendoti quando è stata l'ultima volta che hai parlato con Gesù, una cosa del genere. Parte sto pippone spiegone dicendo che i figli dei benedetti sono quelli che auspicano il ritorno dei fè. Perché infatti, perché questi territori sono divisi fra le fatine e gli umani? Perché una volta diciamo che i loro rapporti erano più stretti fra umani e fatine. Poi c'è stata una guerra che ha diviso, in cui si sono praticamente spartiti i territori. I fè praticamente hanno preso il controllo di tutto, lasciando agli umani soltanto una striscia a sud di territori. Infatti, molto tempo prima, prima di questa guerra, i fè maggiori invece erano stati i nostri signori, non i nostri dei, però non erano stati gentili. Questo è lo spiegone che chiaramente è pieno di dettagli, ricco di informazioni importanti, no? Vabbè, comunque, morale della favola, diciamo che da quando è stata questa divisione, ci sono i figli dei benedetti che auspicano il ritorno dei rapporti tra umani e fatine, mentre la maggior parte della gente è sospettosa, odia i fè perché appunto una volta quando erano fra gli umani li comandavano, insomma, li trattavano male, boh, gli tiravano le trecce, insomma, queste cose qua. Vabbè, comunque tutto questo per dirvi che comunque gli esseri fatati non sono visti di buon occhio, anche se sono tutte leggende, tutte dicerie, cioè nessuno ne ha mai visto uno, in particolare nella casa di Feyre tutti li odiano, ma nessuno sa neanche come cazzo sono fatti, però vabbè. Dettagli, vogliamo fare per caso una trama basata sulla logica? Ma per favore, per piacere. Tra l'altro, quella deficiente di Feyre vende le pelli e dà i soldi a Nesta e Elaine, che sono le due sue sorelle dementi. C'è solo una cosa che io odio più delle protagoniste dei libri di Velma tonte, e sono le protagoniste dei libri di Velma che fanno finta di essere intelligenti e invece sono dementi come tutte le altre. Allora preferisco quelle che tanto sono sceme dall'inizio. Comunque, scusate, ma la stupidità mi fa arrabbiare. Cosa dai i soldi a quelle sceme? Infatti, che cosa comprano? Un nuovo scalpello per le sculture di nostro padre. Ma che cosa te ne fa dello scalpello che non guadagni una sega? Dovete puntare su nuove cose, su investimenti seri. Perché suo padre scolpisce, fa delle piccole statuette di legno che non vende, che non compra nessuno. Beh, complimenti. E poi si erano comprati il mantello e gli stivali. Ma sì, andiamo con i pochi soldi che abbiamo da Zara, non è che
usate questi soldi li mettete da parte per comprarvi da mangiare o per comprare un paio di stivali a quella poveraccia di vostra sorella che va ogni giorno in giro a cacciare con i giornali al posto delle scarpe. No, andiamo a fare shopping. E lei non si incazza. Comunque, momento clou, vi ricordate che lei ha ucciso il lupo, che in realtà era una fatina? Perché le fatine, appunto, tra i poteri hanno anche quello di mutare forma, a quanto pare. Ebbene, arriva una specie di bestione in casa loro, cioè non sto scherzando quando dico bestione, intendo uno che ha tipo il corpo di un orso, la testa di lupo, le corna di un ariete, insomma, una chimera, uno scherzo della natura. Chiede conto e ragione di chi ha ucciso il lupo, che in realtà appunto si scopre essere un suo amico. Quindi lui era andato là, questo bestione, a chiedere chi lo ha ucciso e lo chiede insistentemente, cioè chi l'ha ucciso, chi l'ha ucciso, urla. Tra l'altro urla, ma non è un animale, cioè nel senso. E Feyre, che è un genio, l'unica cosa di intelligente che riesce a dire è andatevene, andatevene e non tornate più. Posso chiedere una cosa, ma perché gli dà del voi? C'è uno, andatevene chi? Cioè, non so. Vabbè. Poi questo qua continua a ripetere chi l'ha ucciso, chi l'ha ucciso. Scusami, ma non vedi qual è la situazione? Abbiamo le due sorelle che si nascondono dietro Feyre, il padre che è storpio, lei che è l'unica che ti sta parlando con un coltello nelle mani. Secondo te chi l'ha ucciso? Il caminetto? È chiaro che l'ha ucciso lei, no? Che cazzo lo chiedi a fare? Comunque qua mi sono scordata di commentare la cosa più importante, cioè questo come cazzo fa a sapere che l'ha ucciso lei, il suo amico? Boh, non è che lo spiega. Poi alla fine lui non si arrende, quindi lei dice: e se fosse stato ucciso per errore? È morto perché aveva tre frecce conficcate in corpo. Secondo te, cioè, come fai a essere un errore? Non è che ci ha inciampato e gli sono cadute le frecce addosso. Alla fine lei ammette che l'ha ucciso e lui chiede: ti ha attaccata? No, però considerando quello che la vostra razza ci ha fatto e quello che ancora le piace farci, che cazzo ne sai tu che ancora tutto quello che sappiamo su queste fatine sono soltanto dicerie, ancora non abbiamo nulla di concreto perché c'è questo odio? Vabbè, boh. Quindi se lo sarebbe meritato comunque. Cioè lei provoca anche. Vabbè, comunque, allora la bestia dice: vabbè, tu hai ucciso il mio amico, adesso io uccido te. Che mi sembra comunque un ragionamento corretto, fino a che poi non spunta un'altra clausola, perché praticamente gli esseri fatati e gli umani, diciamo, hanno delle regole di confine, quindi non si sono soltanto spartiti i territori, ma hanno anche fatto un trattato. Cioè, io non lo so, perché siamo passati da pagina 2, che di questi esseri fatati erano delle figure alte, un po' inquietanti, non si sapeva un cazzo, adesso c'è un trattato. Cioè, io non capisco, ma come si fa a fare un world building del genere? Cioè, pagina 2 non si sa niente su ste fatine, pagina 5 addirittura si chiamano fe maggiori, una cosa del genere, ma siamo al trattato fra le razze. Ma non era una cosa vaghissima? Boh. Comunque, questo trattato dice che se un umano uccide un fe, ha diritto, i fe, le fatine, hanno diritto ad un risarcimento. Allora, questo risarcimento può venire in due modi, o appunto ti ammazzo, quindi una vita per una vita, oppure ti rapisco, ti posso rapire e portare nelle terre fatate, cioè a Prithian, questo posto. Ok, ci sta, nel senso, ok, te lo prendi tipo come schiavo, come risarcimento. Fino a qui diciamo che la cosa aveva un minimo di senso, ma aspettate. Lei chiaramente all'inizio dice: no, preferisco morire perché non voglio essere una schiava. Io sinceramente ci avrei riflettuto un po' di più perché se andiamo bene a vedere, tu adesso lavori come una schiava, cioè nel senso la tua famiglia sta in pancialle tutto il giorno e tu vai a lavorare come una raccoglitrice di cotone. Non ti mostrano nessuna gratitudine, nel villaggio non nutri affetto per nessuno, tantomeno col tuo scopo amico. Sì, perché viene detto che lei ha uno scopo amico. Dettagli interessantissimi. Tutti ti odiano, comunque ti trattano con assoluta indifferenza, cioè alla fine, secondo me, almeno vai a vedere cosa c'è fuori dal tuo villaggetto, no? Te fai una gitarella nel mondo fatato, cioè peggio di così, come potrebbe andare? Muori di fame, la tua famiglia ti odia e sei trattata come una pezza da piedi. Secondo me non può andare peggio di così. Vabbè, comunque ci sta che lei sia un po' titubante, però alla fine è la sua stessa famiglia che le dice: innanzitutto, evviva, siamo felici di che ti togli finalmente dai coglioni. Cioè, il succo poi è questo. Addirittura suo padre le dice: se riesci a liberarti, a fuggire, non tornare qui.
Fa ridere la cosa, cioè come se riesci a liberarti comunque non tornare qua perché non ti vogliamo. No, vabbè, non dice così, dice vatti a fare una vita altrove perché noi siamo solo un peso per te, ma in realtà quello che vorrebbe dirle veramente è non ti vogliamo. Comunque, morale della favola, c'è questo addio, come avete capito, non troppo lacrimoso. Lui se la carica in spalla come un sacco di patate e se ne va. La cosa che mi fa veramente ridere è che praticamente all'interno del boschetto lui ha preparato un cavallo. Scusatemi, ma lui cosa ci fa con un cavallo? Nel senso che lui è una bestia, cioè noi sappiamo che lui in realtà è una fatina, quindi è un mutaforma, cioè uno che può cambiare esattamente come il lupo prima, cioè lui si può trasformare da bestia a fatina. Cioè lui è una specie di bestione a quattro zampe, quindi che cosa se ne fa del cavallo? Perdonatemi. Vabbè, comunque lui ha sto cavallo che chiaramente a questo punto però non usa lui, ma usa lei. E già qua io mi farei delle domande, nel senso, lei non si chiede perché lui aveva portato già il cavallo, evidentemente era premeditato, no? Cioè, evidentemente già sapeva che lei sarebbe venuta. Pronto, Mondial Casa? Attraversano questo muro che sarebbe praticamente il confine e arrivano davanti un cancello. Davanti a noi notai un cancello di metallo circondato da una siepe. Cioè l'accesso al mondo fatato è l'ingresso di una villetta. Ok. Il cancello si aprì, non c'era né un portiere né una sentinella. Ma che cazzo volevi il portiere? Ma questo è scemo. Cioè adesso c'è il portiere, sì? DHL. Sì, sono BRT con un pacco per la fatina con i denti a sciabola. Se mi puoi aprire per favore. Ma dia pure a me. Chiaramente le descrizioni sono eccelse. La proprietà si estendeva lungo un terreno verde e ondulato. Il terreno ondulato. Non avevo mai visto nulla del genere. Persino la nostra villa non reggeva al confronto. Io direi grazie arcà, cioè nel senso, la tua villa, anche, cioè sta parlando della villa di quando erano ricchi, è la villetta del mercante. Qua sei in una terra fatata, forse. Non so, immagino ci sia un salto di qualità, spero. Quella davanti a me era ricoperta di rose ed edera, con diversi pati e balconi e scale. Diversi. C'erano diversi pati, diversi balconi, diverse scale che spuntavano dai lati in alabastro. I lati in alabastro, cioè i lati. Cioè, riuscite praticamente ad immaginarvela, no? Questa villa. Poi voglio dire, cioè, queste sono le tue descrizioni di un mondo magico, di un mondo fatato che in realtà dovrebbe essere un altro mondo, una villa grande, una villa in alabastro grande con le rose e l'edera. Cioè, queste sono le tue descrizioni? Cioè, questo è il mondo che tu hai creato, avevi una possibilità infinita di creare, no? E invece una villa grande, va bene, con i pavimenti di marmo a scacchi bianchi e neri. Cioè, non lo so, è la villa di Gianni Versace praticamente, ma che è sta cafonata? Vabbè, entrano in questa villa e l'accoglienza è incredibile, cioè praticamente entra e c'è un banchetto apparecchiato per lei. C'è la domestica che si chiama Alice, le fa il bagno, che la pettina e lei invece di restare assolutamente meravigliata. Questo diciamo che posso anche capirlo perché lei giustamente è un po' diffidente, non accetta nulla di tutto questo, cioè non mangia perché pensa che il cibo sia avvelenato, visto che comunque si pensa che i fae ingannino gli umani e li incantino con la magia, eccetera, eccetera. Quindi lei chiaramente all'inizio rimbrotta. Poi una cosa che non ho capito, cioè praticamente le fanno trovare un vestito azzurro sul letto e lei dice no, perché col vestito non posso scappare, quindi preferirei dei pantaloni. E la domestica, anziché riderle in faccia, dicendo senti, questo c'è e questo ti metti, altrimenti vai pure in mutande, vedi tu. No, le porta un completo. Ma dai, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, devo dirlo, Yama, per piacere. Ma in tutto questo, in sto palazzone, non ci abita nessuno. Cioè, c'è soltanto la domestica, il bestione e poi un suo amico che si chiama Lucien. Tra l'altro, mettiamo già subito in chiaro le cose, praticamente il bestione è il proprietario di questa enorme proprietà. E si chiama Tamlin, mentre il miglior amico si chiama Lucien. Allora, sono entrambi fae maggiori. I fae maggiori sono tipo delle fatine che appartengono alla nobiltà delle fatine. Boh, cioè non è che si è capito tanto, però fatto sta che hanno dei poteri più. Sono fatti per comandare, cioè sono in alto nella scala di comando. Praticamente sono i ricchi.
diciamolo chiaramente, sono i ricchi. Allora, Lucien giustamente è un po' stupito, cioè nel senso dice: ma scusami, ma tu ti sei portato appresso questa ragazzina pelle ossa che ha ucciso Andras, che sarebbe il loro amico, anziché ammazzarla. Tra l'altro lui manco ci crede che lei abbia ammazzato il suo amico, dicendo: ma scusa, quella ragazzina pelle ossa ha battuto Andras con una sola freccia di frassino? In effetti è un po' strano. E lei dentro di sé pensa: bastardo, è un vero bastardo. Ma cosa c'è da essere bastardi? Cioè, nel senso, è la verità, pesi 15 kg, giustamente uno può mostrare un po' di stupore. Perché dovrebbe essere un bastardo? Sì, perché poi Lucien deve essere dipinto come quello che la provoca. Ma lui non fa niente per provocarla, cioè lui le parla semplicemente con franchezza. Cioè, paradossalmente la trattavano molto peggio le sue sorelle, e alle sue sorelle non diceva mai niente. Che non vi ho detto è che quando Tamlin da bestione si trasforma in fatina, tra l'altro le fatine sono, nel caso ve lo stesse chiedendo, sono identiche agli esseri umani, semplicemente hanno le orecchie a punta. Comunque, quando si trasforma in fatina, sia lui sia Lucien, che sono praticamente le uniche fatine che lei conosce, hanno una particolarità, cioè hanno delle maschere in volto. Dallo sguardo alla fronte. Vi anticipo una cosa che verrà detta poi dopo, cioè che loro non si possono togliere quelle maschere. In generale, tutta la corte di Primavera, che sarebbe il territorio comandato da Tamlin, perché le fatine vivono in una specie di confederazione di stati, non hanno un re, ma hanno dei sovrintendenti, diciamo così, e lui è il sovrintendente della corte di Primavera. Poi ci sarà il sovrintendente della corte di Signore Supremo, loro lo chiamano, che per me, per quanto mi riguarda, che cazzo di differenza c'è fra la monarchia e un territori divisi comandati da signori supremi? Nessuno, però no, non c'è la monarchia, babbo. Comunque poi ci sarà la corte del giorno, dove ci sarà un altro signore supremo, la corte della notte, dove ci sarà un altro signore supremo, e così via. Ora, i signori supremi, cioè queste fatine maggiori nobili, hanno dei poteri speciali. Il problema è che da un po' di tempo a questa parte, lasciamo perdere i riferimenti temporali perché veramente non si capisce nulla, si viene detto di 5 minuti 49 anni fa, ma non si capisce bene da che punto parte, è stata scagliata una maledizione su questo territorio. Questa maledizione indebolisce i poteri dei signori supremi e in generale di tutte le fatine. Inspiegabilmente, veramente è inspiegabile, oltre a non avere nessun senso, uno degli aspetti di questa maledizione, che si ripercuote soltanto sulla corte di Primavera, cioè sul territorio comandato da Tamlin, è che loro non si possono togliere queste maschere, perché 49 anni fa, quando ha colpito la maledizione, questi stavano facendo un ballo in maschera e c'erano tutte queste maschere con gli animali, praticamente. Che c'era anche la carnevale, e quando la maledizione ha colpito, niente, loro non si possono più, cioè, tutto è rimasto bloccato in un certo senso, loro non si possono togliere più le maschere. La domanda sorge spontanea: ma perché? Perché poi, quando voi scoprirete chi ha scagliato questa maledizione, e soprattutto perché, e farete il collegamento con le maschere, non ci sta nessun collegamento fra la maledizione e quel fatto che loro non si possono togliere le maschere, cioè un dettaglio completamente inutile, cioè completamente buttato lì. Perché? Perché tutta questa storia, non so se avete notato, qualcuno di voi avrà già notato i parallelismi, è una specie di retelling della Bella e la Bestia. Ora, vi ricordate qual era un elemento narrativo della Bella e la Bestia? Il fatto che tutto fosse bloccato nel tempo. E lei ha voluto inserire questo elemento narrativo con questa storia delle maschere, ma non regge perché non c'entra niente con la maledizione, c'è una cosa che non c'entra veramente nulla. Quindi noi vediamo tutto il tempo questi tizi che hanno queste maschere addosso. Inutilmente, cioè per niente, non si possono guardare in faccia perché hanno queste maschere, e il motivo dietro tutto questo è una minchiata. Veramente mi sono dimenticata di dirvi che sia Lucien sia Tamlin sono buoni oltre ogni limite e confine, ma d'altra parte, come tutti all'interno di questo libro, cioè non ce n'è uno brutto. Poi dici: non è che sono belli in maniera normale, no, sono belli, 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 belli in modo assurdo. Comunque chiede a Tamlin che cosa ci sta a fare lì, cioè nel senso, gli dice: ma quindi io cosa devo fare qua? Mi hai trascinato nel mondo fatato, mo cosa devo fare? Devo pulirti casa, devo fare la schiava, devo fare la domestica, devo cucinare, cioè cosa devo fare? E lui dice: no, niente, tu non sei prigioniera qui. In teoria potresti andare da altre parti nel mondo fatato, però non te lo consiglio perché comunque è un mondo pericoloso. Scusate, ma quindi
cazzo ce la sei portata a fare questa qua qui? Addirittura la tratta bene, cioè nel senso che le dice: questa è la tua camera, le mostrano la sua camera, le preparano ogni giorno da mangiare, la trattano praticamente come se fosse un ospite. Ma quindi qual è la punizione? Non ho capito. Questa ha ucciso il tuo amico. Cioè, l'hai portata qua per fare cosa? Per tenertela come ospite in casa tua? Cioè, ma cos'è la storia della piccola fiammiferaia rivista? Il finale alternativo della piccola fiammiferaia? Ma poi lei non si chiede niente, si sta trattando come una guest star all'Hilton Hotel. Quindi cosa c'è sotto? Prova a parlarne anche con la domestica. Se siete saggia, terrete la bocca chiusa e le orecchie aperte. Vi gioveranno molto più di una lingua lunga qui. Vogliamo anche dirle qualcos'altro? Vogliamo darle le chiavi di casa? Cioè, tutta questa amicizia, non lo so, cioè la conosci da 3 secondi e già le stai rivelando, le stai dando dei consigli di vita. Questa qua, questa umana, perché loro dovrebbero detestare gli umani, tra l'altro, tu le stai dicendo tutte queste cose, le stai dando dei consigli, ma il realismo? Ma find logic, ma quella domestica che dovrebbe essere incazzata come una iena, cioè nel senso, fino a che devo servire le fatine come me, fatine di un mio rango superiore, va bene, ma devo servire gli umani, cioè come minimo devo servire una stupida umana, cioè come minimo doveva incazzarsi, e invece no. Chiaramente lei è sempre molto diffidente e quando la invitano a cenare con lei, sia Lucien sia Tamlin, lei li osserva diffidente, cioè non vuole mangiare perché sempre ha paura che il cibo sia avvelenato, e poi li osserva dicendo, cioè sono affermazioni di questo tipo: lupi pronti a balzare, ecco cos'erano. Tamlin si alzò, girò intorno al tavolo appropinquandosi piano verso di me. Ma che cazzo di modo di scrivere è? Ogni movimento agile e letale, un predatore colmo di potere. Cosa fa il predatore colmo di potere? Le riempie un piatto e glielo porta, pieno di carne e salsa. Cioè, il predatore letale la sta servendo in tavola. That's right. La obbliga a mangiare, cioè le dice: guarda, se non mangi, e c'è tipo Christian Grey parte 2 la vendetta, hai mangiato, ma mangi, la stasera hai mangiato, uguale. Quindi anche lui è ossessionato dal fatto che lei mangi, perché lei ha tipo 12.000 kg in meno e quindi deve mangiare, anche perché poi sviene e lui non vuole che lei svenga, cioè glielo ripete 70.000 volte: no, mangia perché poi svieni, mangia perché poi svieni, mangia perché poi svieni. Oh! Dopo averlo obbligato a mangiare, tenta anche di fare conversazione. Hai degli interessi? Hai degli interessi? Ma che stiamo a fare qua? Cioè, siamo a pagina 59, un libro sulle fatine, non abbiamo ancora visto niente e stiamo qua a fare conversazione? Oltretutto, poi, cioè, ricordiamoci un'altra cosa, che lei ha lasciato la sua famiglia senza sostentamento e finalmente chiede delucidazioni dicendo: guarda, io sono infelice di stare qua perché c'è pure la mia famiglia che non ha un tozzo di pane per mangiare, perché chiaramente sono, cioè, sono proprio, sono dei vermi, sono delle lombrichi, non hanno volontà, non hanno cervello, non hanno mani, né occhi, né lingua. Cioè, vivono così alla cieca, cioè non sono in grado di prendersi cura di loro stessi, loro. Vabbè, comunque Tamlin interviene dicendo: la tua famiglia è viva e viene accudita. Hai un'opinione così bassa della nostra specie da credere che li priverei della loro unica fonte di guadagno e nutrimento senza rimpiazzarla? Cosa? Tu sei andato là per fare appunto questo, per vendicarti? Cioè, per avere un risarcimento visto che il tuo amico era morto, ma anzi, addirittura gli hai dato la fonte di sostentamento? Cioè, ma non ho capito, questa doveva essere una punizione. Cioè, tu ammazzi una fatina e come risultato cosa ottieni? Che ti portano all'Hilton Hotel e la tua famiglia non avrà più problemi perché questo qua li riempie di oro. Ma qua stiamo perdendo la capoccia? Pronto? Questa qui ha ucciso una fatina e ha vinto la lotteria praticamente. Poi così dal nulla Lucien dice: permettimi di dirti una cosa, sei una donna, eppure preferiresti camminare sui carboni ardenti piuttosto che restare seduta qui con noi più a lungo del necessario. A parte questo, di sicuro non siamo così orribili da guardare, sì, perché loro sono buoni oltre ogni limite, no? E lei, che è una bambina di 7 anni, dice: avevo un rapporto molto intimo con un uomo del mio villaggio. E che cosa c'entra? Mi perdoni, ma che c'entra? E poi Tamlin domanda: sei innamorata di lui? Ma che domanda è? Ma la conosci da 5 secondi? Ma che, sei fuori luogo? Cosa? Ma ragazzi, mi state scambiando le confidenze? Questi dovevano essere i lupi pronti a balzare. La domanda più scomoda che fanno è: sei innamorata di lui? Cioè, dello scopo amico, poi non sappiamo manco come si chiama. Poi finalmente lei fa una domanda intelligente perché dice: ma perché siete così generosi? Uccido molto spesso.
E tu sei insignificante a sufficienza da non rappresentare un fastidio in questa proprietà, a meno che tu non decida di ammazzarci. Ma che risposta è? Ma cosa vuol dire? Mica una risposta alla domanda perché siete così generosi. Vabbè, da qui in poi parte un Harmony. Inizia a raccontare la vita spensierata, proprio senza pensieri, di Feyre in questo magnifico hotel. Perché come vogliamo chiamarlo? Cioè, lei non deve fare nulla, non muove un dito, è servita e riverita. Tamlin le fa, e anche Lucien escono con lei, fanno i giri a cavallo. Non sto scherzando, sembrano orgoglio e pregiudizio. Le fa fare un giro della casa. Lui è estremamente cordiale con lei. Lei fa finta di temerlo. Ogni tanto ci sono queste frasi che la Sarah J. Maas mette qui e lì, dicendo: lui era un predatore fortissimo, mi avrebbe potuto uccidere. Ma che cosa? Che cosa? Lui è tipo innamorato di lei dal primo minuto. Poi subito le racconta questa cosa del maleficio, cioè del fatto che non si possono togliere le maschere, e mai che si vada a fondo in questa discussione, cioè perché c'è sto maleficio, chi l'ha scagliato. Cioè loro la zittiscono immediatamente e le dicono: no, lascia stare, non è roba per te, non è una cosa di cui ti devi preoccupare. Ma poi un'altra cosa che non capisco è che lei, come minimo, dovrebbe perdere la testa, perché io capisco che la situazione alla fine ti è favorevole, però il problema è che tu, in teoria, dovresti essere condannata a stare per sempre in questo posto. Non ti viene l'ansia e l'angoscia a pensare che, anche se non ti devi più preoccupare della tua famiglia perché ci ha pensato Tamlin, alla fine cosa cazzo ci stai a fare là? Cioè, nel senso, non c'è uno scopo, non c'è un minimo. Che cosa farai tu in questo posto? Cioè, dopo aver cazzeggiato tutto il tempo, ok, ti stai prendendo una vacanza, ma non ti viene uno scrupolo a pensare che cosa succederà dopo, che cosa viene dopo? No, lei è ancora convinta, nonostante si trovi benissimo, di dover scappare, però, cioè, ma anche lì è una cosa proprio senza senso, perché lei non può scappare, perché loro due, Lucien e Tamlin, sono straforti, quindi lei non può scappare. Quindi anche questo piano che lei ha di fuggire è un piano demente. Quindi loro fanno tutte queste chiacchieratine continuamente. Lei un po' esce con Lucien, un po' esce con Tamlin. La differenza fra loro due è inesistente, cioè nel senso che non c'è un triangolo, cioè lei con Lucien non c'ha niente, sono soltanto amici, però è più, cioè è proprio innamorata di Tamlin dal primo secondo, si capisce subito. Tra l'altro, loro com'è che si innamorano così? Cioè, non c'è un motivo, non c'è una conoscenza, non c'è nulla, è proprio instant love totale. Però durante queste conversazioni fra di loro, poi anche lì, ma tu non ti domandi perché non c'è nessuno in sto posto? Cioè, il mondo delle fatine, ci stanno tre persone, ma che palle, oh! Quindi è questo che fate con Tamlin nella vita? Lei sta parlando con Lucien. Salvare gli umani dal trattato e godervi ottimi pasti? E Lucien, che è l'unico personaggio simpi di tutto sto libro, no, balliamo anche con gli spiriti sotto la luna piena e rapiamo bambini umani dalla culla per sostituirli con dei mutaforma. Poi lei ha sto piano che è questo, che lei vuole parlare con Lucien, stare sola con Lucien per convincere Lucien a parlare con Tamlin al mio posto e per convincerlo a lasciarla andare. Sì, non ha senso la frase che ho appena detto perché è un piano idiota. Quindi lei ha sempre sto piano che deve fuggire, o comunque deve usare Lucien per convincere Tamlin a lasciarla andare. Ma non puoi dirlo direttamente a Tamlin, visto che avete questo rapporto di amore totale. Lei ogni tanto, vi ripeto, che prova ad indagare su questo maleficio, su questa maledizione. Sono tutti tentativi timidi che non portano a niente. Cioè, loro danno delle risposte, ma sono delle risposte che ci fanno capire solo superficialmente qual è il problema, ma non ci fanno capire il vero core della storia. Cioè, ma qua che storia c'è? Cosa c'è dietro questo libro? Qual è il punto? Non si sa, cioè fino a pagina 500 non c'è trama. Comunque emergono anche chiaramente delle lacune gigantesche, non soltanto dal punto di vista della trama, ma anche della scrittura, perché per esempio, lei chiede a Lucien: che è successo ai vostri poteri magici? Cosa li ha ridotti così? Quindi cosa li ha indeboliti? Perché vi ripeto che lei ogni tanto cerca di dare un senso alla sua vita e quindi fare delle domande. Risposta di Lucien: fece una risata aspra, ci hanno scagliato qualcosa dalle fogne dell'inferno. L'inferno, ma qua siamo nella terra delle fatine, ma che c'entra la religione cattolica o cristiana in generale? Cioè, ma non so, questi mischioni, cioè la parola inferno ci dovrebbe manco essere, non dovrebbe esistere.
Vabbè, ma cosa pretendiamo? Coerenza per caso? Ja, per piacere. Poi, come vi ho detto, Lucien conferma il fatto che i fè maggiori differiscono dalle altre creature magiche che vivono nel regno fatato, perché hanno più potere e poi noi esistiamo semplicemente per comandare. Molto utile. Finalmente emergono degli ulteriori dettagli sul maleficio, a quanto pare stato scagliato da una lei, cioè quella che Tamlin e Lucien indicano sempre come lei, quindi questa maledetta lei esterna alla corte di Primavera, che oltre ad aver lanciato questo maleficio che sta sempre di più indebolendo le fatine, manda anche delle creature magiche ai confini della corte di Primavera per cercare di indebolirle e di sfidare in un certo senso il potere di Tamlin. È chiaro che ci sono delle creature magiche, anzi, oserei dire che è strano il contrario, cioè è strano che la minaccia al regno fatato siano altre creature magiche, quando poi in realtà, in teoria, essendo in un mondo magico, le creature dovrebbero coesistere fra di loro, in particolare poi esseri potenti come le fate non dovrebbero essere minacciati da altre creature magiche visto che sono così forti, cioè viene detto continuamente quanto siano dei predatori letali e infallibili, cioè di che cazzo hai paura? Poi se andiamo a vedere quali creature, di quali creature stiamo parlando, ci viene ancora più da ridere. E Lucien vengono attaccati da questo, francamente non mi ricordo manco come si chiama, Bogge. Pure il nome fa ridere. Comunque, questo ticoso, cioè ve lo leggo perché non so neanche come descriverlo. Il sangue mi si gelò nelle vene quando sopraggiunse un freddo inquietante e avvolgente. Non riuscivo a vedere nulla, solo un vago luccichio nell'angolo dell'occhio. Ma la cosa fredda ci passò accanto con un sussurro, accerchiandoci. Poi una cosa che ti accerchia è una cosa che ti accerchia, quindi ce l'hai davanti, non puoi averla dietro. Invece lei intende che questa cosa lei non riesce a vederla perché sta dietro di lei. Quindi per antonomasia non può averla accerchiata, però vabbè, questi sono dettagli, scusate. Questa voce rimbomba nella sua mente e dice: ti frantumerò le ossa tra i miei artigli, terrò il tuo midollo, banchetterò con la tua carne, ma siamo finita dentro piccoli brividi. Vabbè, comunque il punto è che questa creatura non puoi guardarla, loro semplicemente la ignorano e questa creatura svanisce. Bello, beh, una bella scena d'azione, perché l'importante è che non la guardi. Vabbè, comunque la cosa ancora più assurda è che l'altra creatura che poi li attaccherà è un pucca, questa volta si chiama, e questa cosa prende le sembianze di quello che più desideri, quindi ti tenta prendendo le sembianze di quello che più desideri, ma non ce l'hai un'idea, Sarah J. Maas, cioè nel senso, queste due creature sono identiche praticamente, cioè qual è la differenza? Che quello è un dissennatore e quell'altro un molliccio, cioè questa è la differenza, ma non c'è un'idea chiara sul sistema magico, è tutto ridicolo, anche quando deve descrivere le creature mostruose, perché poi a un certo punto ne arriva un'altra che si chiama Hathor. Oh, questo coso, a parte che lei non lo vede perché è invisibile, ma poi hanno tutti la voce profonda, cupa, spaventosa, cioè parlano tutti, poi a livello di sembianze nessuno di loro ha delle caratteristiche particolari, cioè il world building è ridicolo. E poi vi ricordo che tutta questa trama è un harmony, infatti c'è tutta questa dinamica che lei è in pericolo perché ci sono queste creature e loro due, Lucien e Tamlin, la devono salvare. E infatti cosa succede? Praticamente Tamlin va a uccidere questo Bogga, Pucca, mi ricordo, vabbè, una di queste creature che l'avevano precedentemente attaccata, torna ferito. E vanno in infermeria a curarsi. Vogliamo un attimo aprire una parentesi su quanto sia ridicolo che questo posto abbia un'infermeria quando viene detto che Tamlin in teoria ha anche il potere di guarire. Vabbè che adesso il suo potere è indebolito, eccetera, però qua stiamo parlando di una cosa recente del maleficio, ma in passato a che cosa serviva l'infermeria se al massimo dei tuoi poteri tu potevi curare gli altri e te stesso? Cioè mi spiegate l'utilità? Visto che questa trama, praticamente la trama della Bella e la Bestia, a un certo punto Tamlin le mostra lo studio, che in realtà più che uno studio è proprio una biblioteca. Ironia della sorte, poi lei a tutti i costi voleva mostrare il suo studio, questa biblioteca. E poi lei non sa leggere, cioè non sto scherzando, lei non sa né leggere né scrivere, quindi che cazzo non c'è cosa è andata a fare? Perché lei voleva imparare di più sul mondo delle fatine. Però siccome le uniche fatine che conosce Tamlin e Lucien sono evasive sulle risposte da darle, lei ha deciso di andare in biblioteca a studiare. Ma se non sai leggere, cioè ma find logic, raga. Vabbè, comunque lei guardando le illustrazioni dei libri e dei pannelli che ci sono in giro per sto palazzo,
si fa un'idea sul fatto, e anche parlando un po' con Tamlin, Lucien, eccetera, arriva a una conclusione, cioè che sto maleficio che ha colpito il regno delle fate 49 anni prima, una cosa del genere, si espanderà anche nel mondo umano. Tra l'altro, questo noi come lo sappiamo? Non si sa, cioè non è che viene detto perché sta cosa succederà, cioè perché una cosa che succede nel mondo delle fate dovrebbe avere delle ripercussioni sul mondo umano? Ve lo dico io, non c'è un motivo, non ha senso. L'unico motivo è che lei così ha il movente di dover avvertire la sua famiglia, perché anche se Tamlin le ha assicurato che la sua famiglia sta bene perché lui li sostiene economicamente, la sostiene economicamente, non significa che siano immuni a questo maleficio che dal mondo delle fate si sta spostando più a sud verso il territorio degli umani. Quindi lei che cosa deve fare? Deve avvertire la sua famiglia. Cioè, questo da adesso, questo è il suo driver principale. Tra l'altro, ancora io non capisco lei che cosa gliene frega della sua famiglia, perché ora obiettivamente. Cioè, che questo sia il driver quando tu non hai fatto altro che dire quanto lei fosse infelice, quanto la trattassero male, eccetera. Io penso che sia francamente ridicolo. Cioè, nessuna persona al mondo, dotata di un egoismo sufficiente per la sua sopravvivenza e per il suo sostentamento, vorrebbe tornare nel mondo degli umani, vista la vita che conduceva precedentemente. Nessuno. Poteva essere una motivazione se il mondo delle fate fosse stato pericoloso e la trattassero male come una schiava, come una disadattata, come un'emarginata, eccetera. Ma lei fa la bella vita. Anche le creature mostruose che ci sono ridicole, comunque vengono fatte fuori da Tamlin. È innamorata persa di Tamlin, che è buono come il sole. Di che stiamo parlando esattamente? Morale della favola: Lucien, che siccome parla troppo, cioè Lucien è un chiacchierone, le dice che nel mondo fatato c'è una creatura che non può mentire e che risponde a tutte le domande che gli fai. Queste creature si chiamano, francamente non me lo ricordo, però vabbè, vi basti sapere che è una creatura. Facciamo che si chiama Sully, perché mi sembra che era questo il nome, una cosa con la S. Quindi lei va a caccia di questi Sully perché praticamente Cosino, Lucien, le dà proprio istruzioni su come rintracciare queste creature. Ma scusami, Lucien, c'è una domanda per te, ma sei scemo? Cioè, o la vuoi morta, allora in quel caso ottimo piano, oppure sei scemo, perché che cosa vai a fare? Cioè, nel senso, che cosa mandi la ragazzina per le ossa nel bosco dopo che sai che ci sono tutte queste creature che stanno sconfinando all'interno della corte di primavera che potrebbero ammazzarla? Cioè, onestamente, ma poi lei che poteri ha? Lei non ha poteri, quindi è completamente indifesa, non sa manco cosa farci con queste creature. Cioè, ma poi perché? Perché lei vuole ottenere informazioni sulla famiglia, sul maleficio, eccetera. Ma se tu sai tutto, diglielo tu. Cioè, qualcosa la mandi dalle creature magiche, ma diglielo tu. Io, boh, raga, find logic, così chiamano Suriel le creature. Comunque, questo Suriel che lei riesce a catturare, tra l'altro, cioè lei è una, cioè con quattro istruzioni che le ha dato Lucien, perché Lucien gli ha detto: guarda, vai nella foresta di Betulle, nella forestina di Betulle, lì dovresti trovare questo, prepara una trappola che lei ha preparato con una corda e un pezzo di ferro, praticamente, vai lì, fai così, sì, poi dovresti riuscire a prenderlo. Seriously? Vabbè. Lei riesce a prenderlo comunque perché lei riesce a fare tutto quello che si mette in testa di fare. Incredibile, cioè incredibile la poca difficoltà nel fare cose che dovrebbero essere difficilissime di questa protagonista. Comunque, lei riesce a catturare una creatura leggendaria, millenaria, ok? Con un pezzo di corda, praticamente, le tende una trappola e la cattura. Chiede delle domande sul maleficio, sulla terra delle fatine, eccetera, eccetera. E qua un po' c'è questo spiegone gigantesco che poi io mi chiedo: ma non potevi, ripeto, chiederlo a Tamlin e a Lucien? C'era bisogno di fare questa fuitina col Suriel? Secondo me no. Tra l'altro è talmente confuso che io oserei dire che non è esattamente uno spiegone, perché uno spiegone dovrebbe spiegare le cose, non rendere il tutto ancora più insensato. Perché praticamente la creatura le dice: guarda, sì, questa parte di Regno Fatato è diviso in sette corti, appunto la corte di Primavera, dove siamo adesso con Tamlin, eccetera, eccetera. Poi ci stanno le altre corti, ci stanno i signori supremi, ma tu sappi che a nord, molto, molto, molto più a nord, ci sta un altro regno, il regno di questo tale re Ibrin, come si chiama. Questo re è malvagissimo e praticamente non era contento del fatto che la guerra con gli umani si fosse conclusa e si fosse creato questo muro che ha spartito i territori di influenza, perché in realtà lui vuole che gli umani siano tutti i suoi schiavi.
E quindi ha mandato delle spie per inserirsi in questo regno, cioè nelle corti praticamente di Pritin, non mi ricordo come si chiama questo posto, comunque il regno delle fatine. Ha inserito delle spie dei comandanti, dei suoi fedeli, insomma, dei suoi sodali, che stanno tramando affinché in realtà tutto questo trattato venga dismesso, venga messo da parte e si ritorni allo stato delle cose in cui gli umani erano degli schiavi. Molto interessante. E cosa c'entra tutto questo con la maledizione? Cioè, il collegamento con il maleficio che affligge le terre delle fatine, secondo me, è ancora più astruso. Cioè, nel senso che non le storyline sono senza senso, cioè sono delle trame talmente vaghe, talmente porose, perché ci sono dei buchi di trama grossi così, cioè, ma chi è questo re di Ubrin o che è? Cioè, ma è il caso di inserire elementi narrativi che non è il caso di rivelare adesso e non c'entrano niente quando noi dobbiamo risolvere ancora il mistero principale che è il cazzo di maleficio? Ma poi lei una domanda doveva fare a sta creatura: chi ha scagliato il maleficio? Cioè, questa è la domanda, che cosa c'entra? Tu non porti la maschera, chiede alla creatura. Chi se ne fotte delle maschere? E comunque lei non ha il tempo di chiedere nient'altro perché a un certo punto vengono attaccate da altre creature magiche fatte di squame nere che si chiamano naga. Iniziano delle botte da orbi con sti naga, che lei riesce comunque a ucciderne due, non si sa come. Arriva la cavalleria, cioè arriva Tamlin e la salva, detta in soldoni. Questo momento va, cioè in realtà altri momenti che si susseguono, ma noi saltiamo pagine perché è diventato tutto noiosissimo. Arriva ad un altro, fa scattare un altro momento di confidenze fra lei e Tamlin, che si fanno le treccine la notte. Praticamente Tamlin è ancora più buono rispetto a quello che già pensavamo, ancora più schifosamente buono, perché praticamente Tamlin, perché è rimasto solo lui? Cioè, in sostanza, lui non era il signore supremo della corte di Primavera, ma ci stava anche il padre prima, con i suoi fratelli, e lui non era assolutamente destinato a governare. Tant'è vero che lui, perché ammazza tutte le creature? Perché lui è un guerriero e quindi era stato addestrato come guerriero, è andato al confine ed era stato addestrato come guerriero per proteggere i confini della sua terra, cioè era quello che doveva essere il suo compito. Solo poi i suoi fratelli sono stati ammazzati e lui ha voluto cambiare le cose perché la corte di Primavera prima era un posto malvagio dove anche lì si schiavizzavano gli umani, eccetera, eccetera. Lui invece ha dato un nuovo corso, praticamente tratta gli umani con gentilezza, eccetera, eccetera. Quindi Tamlin buonissimo, talmente buono che ha anche accolto Lucien, perché Lucien in realtà è il figlio di un altro signore supremo della corte d'autunno, se non sbaglio, che aveva purtroppo avuto l'ardire di sposare una popolana. Sta popolana non piaceva al padre, che l'ha fatta ammazzare davanti a lui, e quindi lui da quel giorno è tristo. È tristo e si è rifugiato nella corte di Primavera insieme a Tamlin, che l'ha nominato emissario di corte. Tra l'altro, ma emissario di che cosa? Che non c'è nessuno. Piccolo, perché in teoria io sto pensando a questo, cioè avete questo problema del maleficio, cosa state facendo per contrastarlo? Cioè, niente, nessuno, non si parlano fra di loro. Le uniche creature delle altre corti che noi vediamo sono creature magiche che non c'entrano niente, sono andate là per rompere le palle, ma non hanno niente a che vedere con i fe, e quindi non sono utili. Cioè, non si parlano fra di loro i fe, non fanno un'alleanza per cercare di capire cos'è sto maleficio, ma soprattutto la nostra Feira non si fa queste domande, perché in realtà queste domande hanno parzialmente una risposta, però lei come fa a non chiedersi queste cose? Altri momenti di confidenze, perché poi in realtà alla nostra protagonista le piace fare una cosa, cioè dipingere. Allora Tamlin fa pulire la galleria d'arte, perché in questo posto c'è anche la galleria d'arte, e parte un altro "Yama per piacere". Ma cosa se ne fanno delle... Vabbè, la galleria d'arte, va bene. Cioè, io già trovo difficoltoso il fatto che questi vivono in una villa, perché sono delle fatine, devono stare sui alberi, nei laghetti, negli stagni. Che cazzo ci fanno in una casa di marmo? Non è Gianni Versace. Poi è bellissimo perché chiaramente Sarah J Maas ha detto: se faccio la galleria d'arte nella casa di una fatina, non è che posso metterci le nature morte. A parte che in realtà le nature morte ci sono, solo che sono dipinte sulle pareti di casa normalmente. Qua stiamo parlando di una vera e propria galleria dei dipinti, in teoria. E quindi dice: vabbè, devo fare una cosa, cioè dei dipinti fatti da pittori fatine.
Siccome però non ha la minima idea di come si descrivono le cose, sentite come lei descrive i quadri. Alcuni erano stati dipinti attraverso occhi simili ai miei, da artisti che vedevano colori e forme che comprendevo anche io. Altri invece mostravano tonalità che non avevo considerato, rappresentando il mondo visto con occhi diversi. Cioè, come sono fatti questi quadri? Non si sa. Cioè, lei non sa descriverlo e quindi evita di descriverlo. Dice soltanto che l'emozione era stata troppo grande e si mette a frignare dall'emozione. Il sorriso che mi riservò era esitante ma luminoso. Questa sarebbe la belva pericolosissima. Il sorriso esitante ma luminoso. Vabbè. E niente, comunque lei è in villeggiatura. Cioè, ormai occasionalmente facevo una pausa per esplorare i territori della corte di primavera con Tamlin come guida. Tornavo con delle idee nuove che il mattino dopo mi spingevano a saltare giù dal letto per disegnare o fare qualche schizzo di una scena o dei colori che avevo intravisto. In certi giorni Tamlin veniva invece chiamata ad affrontare l'ennesima minaccia lungo il confine. Cioè, questa è la trama di sto libro. Ogni tanto c'è una creatura che viene a rompere i coglioni e Tamlin va ad ammazzarla, lei per il resto dipinge. Probabilmente era la calma indotta dalla magia a offuscarmi i pensieri, evitando che riflettessi sulla mia famiglia. Certo, ragazzi, la prossima volta che non mi fate sentire per 6 mesi con qualcuno, mi raccomando, usate questa scusa. Ma probabilmente è stata la calma indotta dalla magia. Lei ha dei giorni malinconici in cui pensa che appunto deve avvertire la sua famiglia del maleficio, eccetera, eccetera, che si sta fondamentalmente facendo i cavoli suoi, che ha dimenticato la sua famiglia. E c'è però Tamlin a consolarla. Non sentirti mai in colpa neanche un istante quando ti dedichi a ciò che ti rende felice. Uè, è arrivato Pablo Neruda. Il tuo entusiasmo di umana mi affascina, il modo in cui vivi ogni cosa, nel tuo ciclo di vita, così selvaggiamente e profondamente al tempo stesso, mi rapisce. Diana, per piacere. Ma di che stiamo parlando? Ma questa sarebbe la creatura pericolosissima. Ma poi quale entusiasmo, che lei non fa altro che lamentarsi di tutto. Quale entusiasmo? L'unico momento che l'hai vista felice è quando dipingeva i quadretti. Ma scusate, qua ci stiamo perdendo un dettaglio importante. Cioè, vi ricordate che vi ho detto che i genitori di Tamlin sono stati uccisi? Sempre questo lui lo dice a lei in un momento di confidenze. Sono stati tutti uccisi dal signore supremo di una corte nemica. Non so per quale ragione mi abbiano risparmiato, o se sia stato per grazia del calderone. Grazia del calderone, tipo grazie a Dio. Perché poi giustamente l'inferno va bene, invece grazie a Dio non si può dire, loro usano il calderone. Vabbè, rimpiango solo mia madre. Lui in realtà lo sa chi è stato a ucciderli, però non lo vuole dire a lei. Ma lei non si fa delle domande, cioè non indaga, ma poi lui non si vuole vendicare? Cioè lui cosa fa nella vita a parte difendere i confini? Vabbè, ma comunque arriva il dettaglio trash. Cioè, Calan Mai, mentre stanno parlando, lui dice che si sta preparando per Calan Mai. E lei giustamente dice: chi? Un gif di Valeria Marini che fa: chi? Ma chi? E lui dice: la notte del fuoco, non la conosci? Ma come dovrebbe conoscerla? Scusa, è un rituale delle fatine. Ma guardate che è pieno di battute del genere. Cioè, come? Non lo sai? Tua madre non ti ha parlato di noi? No, Cristo, non sa niente, è un'umana, non fa parte del vostro regno. Come dovrebbe sapere cos'è Calan Mai? Comunque lo scopriamo subito che cos'è Calan Mai. Praticamente è un rituale riservato alle creature fatate. Tra l'altro, Tamlin, quando lei gli chiede: scusa, mi spieghi cos'è sto Calan Mai? Non risponde, fa tutto l'imbarazzato dicendo: no, tu devi stare in camera, non puoi uscire per Calan Mai, la notte del fuoco, perché è una cosa solo riservata alle fate, tu non puoi uscire, e diventa tipo tutto rosso in faccia. Sempre la bestia pericolosissima, sì. Durante questa giornata specialissima, preparatevi al trash grondante, autorizza a far arrivare finalmente fatine anche da altri regni, cioè da altre corti. Meno male, perché il paesaggio cominciava a diventare monotono, visto che di fatine, cioè questo dovrebbe essere un libro sulle fatine, ne abbiamo viste due che sono sempre le stesse e si comportano come dei gentleman, cioè Tamlin e Lucien, cioè francamente, basta, c'è cioè anche perché si chiama metà libro. Fai notare poi alcune cose senza senso di scrittura, tipo mi ero appena nascosta dietro un'aiuola. Come si fa a nascondersi dietro un'aiuola? Vabbè, se sapete cos'è un'aiuola, perché forse sono io, non lo so, forse non so più l'italiano. Vabbè, comunque arriva sta fantomatica festa di Calan Mai. E Tamlin si premura di nuovo di dirle: oh, guarda che devi rimanere chiusa dentro la stanza, eh? Che
Certo! Comunque lei è perplessa perché dice: ma cos'è sto rituale? A giudicare dalle armi, perché si erano messi tutti quanti tipo con una specie di divisa. Cioè, in realtà aveva il petto nudo, però vabbè, petto nudo con una specie di gilet con dentro i coltelli. Comunque, a giudicare dalle armi doveva essere violento e brutale. E mo lo vediamo. Ma lo vediamo che è. Innanzitutto, lei chiaramente rimane nella stanza, ma col cazzo, figuriamoci. Cioè, lei non fa niente di quello che le viene detto, quindi figuriamoci. Quindi esce dalla stanza verso le 10 di sera e si avventura nel boschetto. Infatti, questo rituale si tiene nel boschetto e effettivamente il boschetto pullula di creature. Però c'è un piccolo problema: lei non le può vedere perché c'è una specie di magia per cui tutti i visi sono sfocati. Ma Dio, cioè finalmente avevamo la possibilità di vedere altre creature magiche potenzialmente fighe? No, niente. Comunque viene importunata da tre tizi loschi che, indovinate un po', se la vogliono fare, e quindi c'è la classica scena che c'è in tutti i libri di Melma, in cui c'è una specie di tentato stupro. Chiaramente vengono a soccorrerla. Chi viene a soccorrerla? L'uomo più bello che avessi mai visto, Cheat. Ed è un tipo con gli occhi viola, che io ho subito rinominato Violetto. Lei in realtà non sa come si chiama perché c'è questo dialogo surreale in cui lui le domanda appunto: ma perché ti cacci nei guai? È strano vedere un'umana qui fra di noi, come mai sei venuta qua? Con chi sei? E lei, che è un genio: sono venuta con delle amiche. Quali amiche? Cioè, sei l'unica umana nel territorio patato, quali amiche? Due signore, continuai a mentire. Certo, una diciottenne che cammina con due amiche, due signore. Io capisco che davanti hai un bonus spaziale, quindi sei stata nel panico, però dai su, cioè due amiche chi? Ma chi? Lui comunque ci prova, posso scortarti da qualche parte? Lei però è restia e quindi lui poi a un certo punto dice: senti, vabbè, me ne vado, goditi il rito e arrivederci. Attenzione però a un dettaglio importante, che lui non ha la maschera, cioè è un fè, come gli altri, quindi è un fè maggiore, un nobile, insomma uno ricco, però non ha la maschera, quindi questo significa che non fa parte della corte di primavera, è un estraneo. La becca Lucien perché, nonostante ci sia praticamente tutto il popolo magico, giustamente lei si imbatte sempre nei soliti trogloditi. Quindi arriva Lucien: sei impazzita? Ringhiò. Cosa ci fai qui? Inutile umana, devi entrare nella tua stanza. E quindi la prende de peso e la porta nella stanza. Quindi lei uscita libera per niente, per incontrare quello dagli occhi viola. Vabbè. Niente, Lucien poi, quando la riporta nella stanza, le spiega che cos'è Calanmai. Allora io vi dico soltanto di reggervi alla sedia, cioè di sedervi, intanto se non siete seduti, perché adesso vi spiego cos'è Calanmai, cioè la notte del fuoco. Stanotte Tamlin, in qualità di signore supremo della corte di primavera, permetterà a una po poi puntini, 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 cioè cosa servono i puntini di sospensione in questa frase? Non si sa, però nel dubbio mettiamoceli. Tamlin permetterà a una potente e terribile magia di entrare nel suo corpo. Prenderà il controllo della sua mente. La potente magia. Prenderà il controllo della sua mente, del suo corpo, della sua anima, trasformandolo nel cacciatore. Avrà un unico scopo. Non ce la faccio. Cercare una fanciulla. Dal loro accoppiamento scaturirà una magia che si diffonderà sulla terra, rigenerandone la vita per l'anno a venire. Dopo che Tam avrà dato la caccia al cervo bianco, uccidendolo come offerta sacrificale, si dirigerà verso la caverna sacra, dove troverà un sentiero affollato di femmine fè, in attesa di essere scelte come sue compagne per quella notte. Tamlin non sarà il solo a eseguire la cerimonia. Una volta scelta la fata, saremo poi tutti liberi di unirci. Anche le nostre avventure aiuteranno la terra, sebbene non siano come il grande rito. In ogni caso, sei fortunata che ti abbia trovato in quel momento, perché avrebbe sentito il tuo odore e ti avrebbe reclamata, ma non sarebbe stato il Tamlin che conosci a portarti in quella caverna. E non credo che ti sarebbe piaciuto. Stanotte non si fa l'amore. Allora, siamo cani. Cioè, mi volete far credere che in questa terra delle fatine, una volta all'anno, c'è sta sto Calanmai, che non è altro che una scusa per fare le orge, ma avevate bisogno del calamai per fare una cosa del genere? Tra l'altro, la cosa che mi fa ridere è la vaghezza totale di tutto, cioè una potente magia prenderà il controllo del mio corpo. Perché senza la potente magia no? Non ti puoi scegliere una a caso e fare il rituale comunque, no. C'è questa potente magia che non si sa da dove, non si sa chi, non si sa perché, entra nel corpo di Tamil che
Vabbè, no, raga, ma che stiamo dicendo? Ma cos'è sto trash? Poi il problema fondamentale di questa terra è che manca la magia, cioè che la magia sta scomparendo, però il rituale, la potente magia che si insinua però per trombare, però va bene, ok, ho capito. Beh, cosa succede? C'è un momento tipo soft porn, perché poi alle 3 del mattino lei si sveglia, vaga nel castello, nonostante gli abbiano detto 100 volte che devi stare zitta, cioè devi stare zitta, ferma e muta nella stanza. Lei vaga, incontra Tamlin, Tamlin posseduto, e c'è questo momento soft porno. Ce ne frega qualcosa? No, anche perché se c'è una cosa più cringe della scrittura di Sarah J. Maas, è la scrittura di Sarah J. Maas per le scene di sesso, quindi. Ma comunque poi manco bombano, cioè non fanno niente, si strusciano, vabbè. Scene inutili, inutili, inutili. Poi lui le porta un mazzo di rose bianche per farsi perdonare di sto scatto ferino che ci ha avuto nel corridoio di mezzo fomiciamento, diciamo al buio. Cos'è sto libro? Ma poi dov'è la trama? Non la trovo, non trovo la trama, ragazzi, ci siamo a pagina 200. Successo niente, ma cos'è? Pomeriggio successivo mi sdraiai sull'erba per godermi il calore del sole che penetrava dalla chiama degli alberi, cercando di capire come poterla dipingere nel prossimo quadro. Lucien, affermando di avere degli impegni come emissario, aveva lasciato me e Tamlin soli e il Signore Supremo mi aveva portato in un altro posto meraviglioso nella sua foresta incantata. Ma non ci sta proprio un cazzo da fare sto posto? Cioè, addirittura le gitarelle in un laghetto pieno di luce delle stelle. Cioè, lui l'ha portato in un laghetto e dice: ma questa che cos'è? E lui fa, veramente, sono scherzata, luce delle stelle. Chi? Chi? Cosa? Ti stai facendo il bagno nei fotoni? Non ho capito. Cos'è la luce delle stelle? Ma perché? Perché? Vabbè, finalmente una cosa, boh, pseudo interessante, nel senso che davanti alla villa spunta una testa impalata. Tamlin dice: cazzo, è stata la corte della notte. Perché chiaramente poteva essere mai la corte del giorno che erano cattivi, ma no, chiaramente la corte della notte che sono cattivi, è chiaro. Ed è un avvertimento, ma un avvertimento di cosa? Gli abitanti della corte della notte vivono secondo i loro codici, la loro morale corrotta. Un messaggio significa che possono entrare e uscire dai nostri confini, commettere un crimine vicino alla tenuta, dato che il sangue è talmente fresco. Puntini, puntini, puntini. Cosa? Questo è esattamente ciò che il Signore Supremo della Corte della Notte troverebbe divertente. Bastardo. E lei chiede: ma non c'entra nulla con il maleficio, di cui evidentemente ancora nessuno si preoccupa? L'unico collegamento è che sanno che si sta espandendo di nuovo e vogliono farci sapere che avventerebbero sulla Corte di Primavera come avvoltoi. Avventerebbero. Vabbè. Se mai le nostre difese dovessero indebolirsi ancora. Allora, scusatemi, ma qua find logic, cioè ma find logic, ma di che stiamo a parlare? Perché Tamlin e Lucien sanno già dall'inizio cosa sta succedendo, solo che non lo vogliono dire a lei. Ma io mi chiedo, a questo punto, cioè, datele delle informazioni più, cioè fatela, diciamo, più completa, date le informazioni false anziché fare i vaghi, perché fare i vaghi vi rende soltanto sospettosi. Però gli è andata bene perché in realtà lei è scema, quindi lei non capisce che loro gli stanno nascondendo qualcosa, cioè, o meglio, lo sa, ma pensa che sia perché vogliono proteggerla. In realtà non è per questo. Che poi anche qui, cioè, mo, più ci rifletto, più non ha senso, più find logic, perché. Loro che ci possono fare se il maleficio si sta espandendo? Cioè, è chiaro che Tamlin non ha la soluzione, quindi non è che fargli trovare la testa impalata cambia qualcosa, cioè lui non ha il controllo su sto maleficio. O almeno, in realtà ci sono delle cose che lei non sa, cioè noi le sappiamo, le sapremo soltanto alla fine, però lei già da questi comportamenti, cioè da questi nonsense, dovrebbe capire che c'è di più sotto. Vabbè, ragazzi, comunque stringiamoci, succedono altre cose ridicole, però non staremo qua a parlare delle bombate di Tamlin e cosina, perché sinceramente la vita è troppo breve. Fatto sta che, vabbè, lo sapete, si sono innamorati e bombano. Beh, andiamo avanti. Cosa succede? Finalmente. Qualcosa sembra smuoversi perché praticamente vi ho già detto che il maleficio si sta espandendo anche in altri corpi e arriva Lucien come emissario con una notizia, cioè che nella corte d'inverno sono morti una ventina di giovani. Poi anche qui, ma cosa vuol dire? Cioè, nel senso, ma questo maleficio che cos'è? Come agisce? Cioè, non è che basta dire c'è una maledizione, perché la maledizione non è che uccide le persone così. Cioè, nel senso, se è una maledizione che è stata scagliata in quel momento che ti uccide, ma se è una maledizione che, non so, è trattata la maledizione come se fosse un'epidemia, ma non è così. Cioè, non è che una maledizione si espande anche qui, boh. Cioè, non è spiegato il sistema magico che c'è dietro, non è spiegato niente. Cioè, come fa il maleficio a uccidere 20 persone nella corte di
d'inverno. Cosa vuol dire? In che modo lo stesso maleficio, da un lato, non ti fa togliere una maschera e dall'altro uccide una persona? Cioè, ma qual è la logica? Scusate dietro. Come può essere la stessa cosa? Yama, per piacere, sono lì riuniti Tamlin, lei e Lucien. Si sentono dei passi in avvicinamento e Tamlin e Lucien si ridestano, no? E dicono, oh cazzo, sta arrivando qualcuno di pericoloso, loro lo sentono. E Tamlin fa quello che aveva già fatto in passato con altre creature, cioè nasconde lei, nasconde l'umana, perché è la sua fidanzatina, quindi se arriva qualcuno di pericoloso lui la deve proteggere. Ora, chi è questo essere pericolosissimo? Io l'avevo già incontrato, mi aveva salvata da quei tre esseri durante la notte del fuoco. È Violetto, esatto, il tipo con gli occhi viola, il cui vero nome è Rizand. Vabbè, Rizand fa un po' il bulletto della situazione, cioè arriva schioccando le dita come Beyoncé e dice: volevo controllare come stavate, soprattutto volevo assicurarmi che aveste ricevuto il mio regalino. Cosa intende per regalino? La testa impalata. E io qua ho detto: Dio santo, finalmente un personaggio interessante, un impalatore. E meno male, cioè da un regno fatato mi aspetto come minimo gente che capace di uccidere per divertimento. Rizand finalmente dice anche delle cose importanti per noi, perché dice: quasi mezzo secolo rintanato in una tenuta di campagna, non so come ci sei riuscito, sei un tale cocciuto bastardo che questo deve esserti sembrato il paradiso in confronto al regno sotto la montagna. Che cos'è il regno sotto la montagna? Non lo sappiamo, ora lo scopriremo. Sono sorpreso, 49 anni e nessun tentativo di salvare te stesso e la tua terra, persino ora che le cose ricominciano a diventare interessanti, e si riferisce al fatto che appunto il maleficio sta colpendo con più violenza. Peccato che tu debba sopportare i danni maggiori, Tamlin, e ancora di più che tu ti sia rassegnato al tuo destino. Sarai anche cocciuto, ma tutto questo è patetico. E Lucien fa: ma cosa ne vuoi sapere tu? Sei solo la puttana di Amaranta. Chi cazzo è Amaranta? Cioè, name dropping, siamo a pagina 200 e tu mi introduci un altro personaggio che non abbiamo mai sentito parlare prima. Vabbè, si ringhiano contro vicendevolmente, ma poi Rizand nota una cosa, cioè che il tavolo è apparecchiato per tre persone, non soltanto per due, e quindi si rende conto che c'è un ospite e si scopre che l'ospite è l'umana, e quindi lì di nuovo prese per il culo. Però dice anche delle cose interessanti, perché dice: se fossi saggia, rivolgendosi a Feyre, se fossi saggia urleresti e correresti via da questo posto, da questa gente. Mi stupisce che tu sia ancora qui. In realtà la confusione sul mio volto deve essere evidente, perché Rizand rise sonoramente. Oh, non lo sa? Quindi cosa abbiamo capito da tutto questo? Che Rizand è il supremo signore della corte della notte ed è anche l'impalatore, cioè quello là cattivo, diciamo il cattivo. Però sappiamo anche che lui è in qualche modo soggiogato da questa Amaranta. Voglio dire, non essendo completamente dementi come la protagonista, uno più uno fa due. Noi cosa sappiamo? Sappiamo che questo maleficio è stato scagliato da una certa lei, che lei è una minaccia terribile. Vi ricordate all'inizio che ne parlavano così nel cosetto? Quindi chi è questa lei? Chiaramente Amaranta, cioè Adamantina, come cazzo si chiama? No, Ambrosia. No, Amaranta. Quindi sono tutti, diciamo, schiavi di questa Amaranta. Evidentemente avrà lanciato l'incantesimo, questo maleficio, e in qualche modo li tiene tutti sotto controllo, sotto scacco. Cioè, questa è la trama. Solo che questa trama me la dovevi dire 200 pagine fa, no adesso. Adesso è un cappello tirato fuori dal cilindro, cioè una cosa senza senso. Un'altra cosa interessante è che c'è qualcosa che Rizand sa e che lei non sa, cioè che la nostra protagonista non sa, Feyre, perché si riferisce al fatto che lei è un'umana e che dovrebbe scappare da quel posto, perché evidentemente Tamlin e Lucien le tengono nascosta qualcosa, probabilmente qualcosa che ha a che fare col fatto che il maleficio è partito dalla terra di Tamlin, che Tamlin ne subisce le conseguenze più gravi, Poi veniamo a sapere anche del fatto che Rizand ha un potere molto interessante, cioè quello di leggere il pensiero. Chiaramente usa questa... questo potere per umiliare davanti a tutti cosina, come si chiama, Feyre, dicendo a tutti che Feyre vuole bombarsi Tamlin dalla mattina alla sera, che direi che comunque tra tutte le cose che poteva rivelare su di te, questa diciamo che era la più palese, l'avevamo capito tutti, ce l'avevano capito, l'aveva capito Lucien, l'aveva capito Tamlin, tante che bombate, quindi alla fine. Cioè, insomma, Rizand ha portato un po' di pepe, devo dire, a tutta la questione, perché sinceramente la sonnolenza era assoluta. Però poi Tamlin, che a quanto pare è stupido, cioè fino adesso Tamlin si era comportato bene, sia con lei, sia in generale come personaggio. Quindi,
questa sua improvvisa stupidità mi perplime, perché cosa succede? Giustamente Risan, abbiamo capito che c'ha questo rapporto con Amaranta, e quindi Tamlin dice che non vuole che Amaranta scopra di Feyre, e quindi lo implora letteralmente, dice, cioè, senti, per favore ti imploro non dire ad Amaranta di questa umana che vive con noi. Ma scusami, perché dovrebbe dirti di sì? Soltanto perché gliel'hai chiesto per favore? Cioè, chiaramente Risand coglie l'occasione per dirlo. Inchinati, dimmelo in ginocchio, perché è un bambino di 6 anni, Risand, cioè il classico cattivo come solo un bambino di 6 anni può esserlo, tipo striscia per terra e dimmelo leccando il pavimento. Chiedimelo leccando il pavimento. Poi il bello è che chiaramente che cosa puoi aspettarti? Cioè, nel senso, che garanzie ti dà? È un modo di pensare stupido, specialmente per uno che dovrebbe essere il signore supremo di un regno, cioè, ma sei scemo? Piuttosto proponigli uno scambio, cioè tu non dici ad Amaranta di Feyre, io nel frattempo faccio una, cioè ti do qualcosa in cambio, cioè che senso ha che glielo chiedi per favore? Vabbè, comunque Risan, che non è stupido invece, chiede a Feyre come ti chiami, perché fino adesso loro come hanno presentato Feyre? L'hanno presentata un po' come la fidanzata di Lucien, però Risa non ci è cascato, ha diciamo letto nella mente di Feyre e ha visto che lei si vuole bombare Tamlin, quindi alla fine è chiaro che non poteva essere la fidanzata di Lucien. E poi però hanno tenuto taciuto il suo nome. Quando appunto Risa però le chiede co come ti chiami, lei anziché dire un nome inventato come tutti avrebbero fatto, dice il nome di un'amica delle mie sorelle, un abitante del villaggio con cui non avevo mai parlato e di cui non ricordavo neanche il viso. Claire Beddor. Ma scusa, sei deficiente? Cioè, tu dici ad uno che sai che ha impalato una testa di fronte a casa vostra come si chiama una persona reale che lui può andare a prendere e sventrare? Ma tu sei veramente cretina. Cioè, questa è la cosa più cretina che io abbia mai sentito in un libro. Cioè, veramente la cosa più stupida. Quando vi dicono che le persone più pericolose sono gli stupidi, ecco qui, ecco qui un chiaro esempio. Comunque, voi direte, dopo tutto sto casino con Risan, lei chiederà spiegazioni. Lei no. Dice, avrei anche chiesto spiegazione a Lucien su tutto, ma siccome sono una codarda, ero sfrecciata nella mia camera dove Alice mi aspettava con una tazza di cioccolato fuso. Il cioccolato fuso? Ma te non ti devi bere il cioccolato fuso, ti devi bere un po' di cervello, così finalmente ti torna qualcosa in testa. Scusa, è da 200 pagine che non succede niente, te stai in villeggiatura da 3 mesi, finalmente arriva qualcuno che dà delle informazioni reali su cosa sta succedendo, addirittura ti dà degli avvertimenti sul fatto che devi scappare di lì, che c'è qualcosa che non sai, che ti stanno nascondendo Tamlin e Lucien, eccetera, eccetera. Cosa fa? Ti bevi cioccolato, la cioccolata calda? E tu forse meriti di morire. Ci hai mai pensato? E poi, cioè, scema sapendo di essere scema, perché non mi andava di riflettere su ciò che aveva detto Risand. Sì, ma infatti, ma perché ci devi pensare? Non ci pensare, ma continua così. Vai pure, continuiamo a farci del male. Tamlin arriva nella sua stanza e le dice, te ne devi andare. Cioè, nel senso che ormai Risand sa che io nascondo un essere umano qui nel mio regno, succederanno delle cose terribili, te ne devi andare, te ne devi andare, considera il tuo debito estinto, cioè il debito che lei ha contratto uccidendo il suo amico, basta, non ha importanza, c'è gente che ti vuole fare del male, ci dobbiamo separare, non sarà per sempre, però te ne devi andare. E poi conclude dicendo ti amo, ti amo Feyre, si conoscono da 2 mesi, vabbè. Questa parte ve la riassumo tutta quanta perché è veramente di un ridicolo allucinante, nel senso che lei torna a casa, la sua famiglia si scopre che naviga nell'oro, addirittura hanno un facchino, quindi ormai praticamente cioè sì, Risand, come si chiama? Tamlin li ha ricoperti d'oro. E quindi adesso sono felici. L'unica musona è Nesta e noi sappiamo perché. Vabbè, anche qui un momento di fine logic assurdo, però è così. Cioè, nel senso che Nesta perché tiene il muso? Perché Nesta capisce che è tutta una bugia, nel senso che Nesta, al contrario della sua famiglia, cioè il padre e Eileen, non ha resistito all'incantesimo di Tamlin, perché Tamlin non solo li ha sostenuti economicamente, ma gli ha anche fatto credere che lei fosse nata da una zia, da una lontana parente in America, praticamente la zia d'America, e quindi non è che li avesse abbandonati, ma semplicemente se n'era andata dalla zia d'America, e quindi aveva un po' confuso le loro menti, no? L'unica che aveva però resistito era Nesta, perché Nesta è cazzuta, certo, come no, quella che non voleva tagliare la legna perché si doveva fare le unghie.
Comunque, morale della favola, Nesta incuriosita, cioè per niente convinta da tutte gli incantesimi e le furbacchiate di Tamlin, decide di avventurarsi nel bosco, non si sa come, trova il muro, scavalca il muro, si avventura nella terra di Tamlin, trova la reggia di Tamlin, se... Babbo, e aveva insomma spiato un po' la vita di cosina, cosetta, Feira. Addirittura è riuscita ad entrare a prendersi un pezzo di dipinto che aveva fatto Feira, ma che cogliava, per piacere, dai, su, babbo. E poi era tornata indietro, poi ma che cazzo torni indietro, cioè si è finita nella Valle di Pollicino. Scopre anche una cosa terribile, cioè che la ragazzina di cui lei aveva fatto il nome è stata rapita, è scomparsa con tutti i membri della sua famiglia carbonizzati, perché praticamente evidentemente cosa è successo? Risa è andato da questa tizia, gli ha incendiato la casa e se l'è portata pensando di interrogarla in un certo senso. Ora, alla luce di questa informazione, chiaramente siccome Feira, voglio dire, è scema, però ha un cuore, diciamo che si intenerisce davanti a tutto questo e capisce la gravità della situazione. Certo, sarebbe stato meglio capirlo prima, però vabbè. In sostanza capisce che la sua famiglia è in pericolo, perché non è che ci vorrà molto a capire che l'hanno preso la ragazza sbagliata. Oltretutto, quindi lei ha messo in pericolo pure l'intero villaggio, perché comunque ha rivelato in un certo senso la sua provenienza. Quindi capisce che deve intervenire, deve fare qualcosa e in sostanza se ne deve andare, deve tornare da Tamlin, anche qui poi, ma come ci torna da Tamlin, che voglio dire era lui che l'aveva condotta in quel posto, tale quindi della favola, lei torna da Tamlin, solo che Tamlin non c'è nessuno, cioè se ne sono andati. E la domestica le dice, sono andati nel regno sotto la montagna, cioè Amaranta li è venuti finalmente a prendere, se li ha rapiti sia Tamlin sia Lucien e se li ha portati in questo regno sotto la montagna. A questo punto parte sto pippone. Preparatevi perché è una storia completamente senza senso, ma che forse metterà un po' in luce quali sono, quale avrebbe dovuto essere almeno la trama di questo libro. Ambrosia. Mi ricordo, vabbè, comunque questa tipa, chiamiamola Ei, tanto il suo cognome inizia con la, quindi come la cattivona di Pretty Little Liars praticamente, questa tipa odia gli umani, va bene? Lei odia gli umani, siccome odia gli umani, se la prende con gli esseri fatati. E voi direte: ma fine logic? Che volete che vi dica? Praticamente lei odia gli umani perché durante la guerra fra umani e no, elfi e fatine, durante la guerra fra umani e fatine, sua sorella si è invaghita di un comandante, di un guerriero umano. Solo che questo guerriero umano non amava veramente sua sorella e se la bombava solamente per ottenere delle informazioni. Non l'ha presa benissimo. Ambrosia non l'ha presa benissimo. Comandante umano uccide la sorella perché ha cercato di torturarla per estorcerle delle informazioni. Una volta ottenute, poi l'ha ammazzata. Lei è impazzita di dolore, lei fa un casino e da quel momento ha giurato odio all'umanità. Quindi, quando si è poi conclusa la guerra con il trattato, quindi il trattato che aveva diviso i territori di competenza delle fatine e degli umani, lei era rimasta scontenta perché lei non è che voleva il trattato, lei voleva soggiogare tutto il genere umano insieme all'altro re. Infatti, lei combatteva per il re Ibrin, Obrin, insomma, quello che è stato nominato 400 pagine fa e di cui tutti si sono dimenticati peraltro. Ah, re di Ibern, re Ibern. Che evidentemente avrà qualche ruolo nei prossimi libri, non in questo sicuramente. Di cui però sia il re Ibrin sia Amaranta erano scontenti del risultato perché loro volevano sterminare gli umani, in sostanza non è che si sono accontentati di aver vinto, di aver fatto questo accordo, no, loro volevano stravincere. Quindi cosa è successo? Per seminare un po' il panico hanno mandato queste spie, questi loro appunto sodali all'interno delle corti, per tramare. E voi direte: ma tramare cosa? In sostanza, lei è stata lì in queste corti fino a quando non si sono fidati di lei, e poi non si sa come, perché non è spiegato minimamente come, lei ha fatto una specie di pozione magica che ha portato via i poteri ai signori supremi, quindi i capi delle corti, e l'ha trasferito a lei, quindi lei praticamente ha il potere dei signori supremi, che a questo punto conservano ancora il loro potere, ma al minimo, perché lei è come se li avesse risucchiati, cioè quindi si sono parecchio indeboliti. Quindi non c'era sto cazzo di maleficio, non è mai esistito. Cioè, perché l'avete chiamato per tutto il tempo il maleficio quando non era un maleficio, ma era una pozione magica e per cui Amaranta si era succhiata via il loro potere? Ma che c'entra il maleficio? Cioè, un termine sbagliato. Quindi da questo momento lei ha preso il controllo di Prithian, che sarebbe questa confederazione di corti. Per 49 anni siamo stati suoi schiavi, per 49 anni ha atteso il momento giusto per infrangere le
le regole del trattato e impossessarsi delle nostre terre, del regno umano a sud di questo. Allora, quando una trama non ha senso, provate a chiedere una cosa, perché guardate che funziona sempre. Se una trama è buona, questa domanda ha una risposta. Se una trama non è buona, non avrà risposta e quindi crollerà tutto il castello di carte. La domanda è questa: perché non l'ha fatto prima? Cioè, scusatemi, 49 anni fa lei ha risucchiato i poteri di questi tizi. Perché non ha infranto subito il trattato? Ci vogliono 50 anni per invadere le corti degli altri, considerando che tu hai tutto il potere del mondo e hai soggiogato tutti. Tra parentesi, ancora non mi è chiaro come, comunque. Cioè, perché non l'hai fatto prima? Comunque, provateci, guardate, è una cosa infallibile. Quando fate una trama, chiedetevi sempre questo: perché quel determinato personaggio non l'ha fatto prima? Se c'è un motivo, la trama regge. Se non c'è un cazzo di motivo, come in questo caso, la trama non funziona. Quindi, i confini stavano crollando perché lei li ha ridotti in macerie. Ha trovato divertente mandare delle creature ad attaccare le nostre terre per testare la forza residua di Tamlin. Poi, la vera verità è questa: che praticamente Amaranta, piano piano, cominciò a desiderare Tamlin, a bramarlo con tutto il suo cuore malvagio. Il suo cuore malvagio, vabbè. Aveva sentito delle storie sulla guerra, sapeva cosa Amaranta, suo padre e il re di Ibern avevano fatto sia ai fe sia agli umani, cioè che voleva soggiogarli tutti, eccetera, eccetera. Insomma, sapeva che lei era Hitler. Beh, quindi praticamente lei si è inalberata perché Tamlin l'ha rifiutata, ha organizzato questo ballo in maschera nel regno sotto la montagna, fare pace per trovare un accordo, per diciamo metterci una pietra sopra. E anche qui poi: ma Tamlin, sei stupido che ci vai? Cioè, ma quante prove volete che questa tizia sia cattiva? Cioè, vi ha risucchiato via i poteri, ma dove vai? Vabbè, comunque ci vanno. Chiaramente, cosa succede? Lei ci riprova, lui continua a rifiutarla. A questo punto lei lancia la maledizione, tra virgolette, nel senso che la maledizione invece riguarda soltanto la corte di primavera e quindi il fatto che loro non si possono togliere le maschere. Quindi questa è una prima parte della maledizione. La seconda è questa: se vuole annullare il maleficio, doveva trovare un'umana disposta a sposarlo, ma non una ragazza qualunque, un'umana con il cuore di ghiaccio che detestasse la nostra specie, una ragazza pronta a uccidere un fe. Ancora peggio, il fe che doveva uccidere forse era una delle sue sentinelle inviate da lui al di là del muro come agnelli al macello. La ragazza poteva essere corteggiata solo se ammazzava uno dei suoi soldati durante un attacco non provocato, uccidendo in nome dell'odio. Ma che cazzo? Maledizione, ma quanti dettagli ci sono? Cioè, non è un contratto d'affitto, ok? È una maledizione, devono essere semplici. Cioè, cosa sono tutti questi dettagli? Vabbè, comunque, raga, avete capito? C'è, cioè, il nonsense totale di questo libro. Cioè, praticamente, scusate, ma poi un'altra domanda che dovete chiedervi per testare le trame è: perché? Cioè, perché tutti questi dettagli, tutta questa complicazione? Ma lei non poteva semplicemente obbligarlo a bombarsela, tanto era questo che voleva. Cioè, cos'è questa storia dei 49 anni per sconfiggere il maleficio di togliersi la maschera perché devi trovare un'umana che però è un'umana al cuore di ghiaccio? Quindi un'umana che ha ucciso una fatina perché lei deve odiare le fatine, poi devi conquistare lei, però ti deve dire che ti amerà. Se non ti dice che ti amerà, allora il maleficio. Ma che cazzo? Ma per piacere! Ma la cosa più facile, no? Ma che? Ma lo ammazzo subito, scusatemi, ma lo ammazzo subito, no, Niglio che mi vuoi morta, lo ammazzo. Cioè, che cos'è tutto sti fuochi d'artificio? Perché era una bombata, madonna. Ma ragazzi, ma non esiste la droga nel regno delle fate? Io mi ricordavo di sì, non è possibile, ma che mentalità hanno? Ma poi, anche qui, ma poi perché 49 anni? Cioè, non puoi fare un mese? Se Tamlin non fosse riuscito a trovare questa umana e a farla innamorare di lui, che poi tra l'altro è l'incantesimo della Bella e la Bestia, solo che gli era più facile, lui sarebbe stato condotto al regno sotto la montagna e condannato a stare con lei per sempre. Cioè, mi pare che questo sia tutto il succo. Allora, innanzitutto poi è un mistero come questa faccia ad avere così tanto potere su 100.000 fatine, ma non si possono unire tutte quante e farla fuori la lapidano? Cioè, non capisco, ma non capisco veramente a livello magico qual è il problema. Vabbè, ragazzi, comunque veramente stringiamo perché qua mo succedono un sacco di cose tutte insieme, tutto uno dopo l'altro. Allora, lei cosa fa? Lei decide di andare a salvare Tamlin, perché Tamlin praticamente, effettivamente, perché si comportava in maniera gentile con lei? C'era tutto calcolato, nel senso che lui stava cercando un'umana da attirare nel suo castello e farla innamorare, e c'era riuscito con lei. Solo che poi all'ultimo si era cagato addosso, cioè gli era venuto qualche scrupolo e l'ha mandata via. Quindi in questo lei vede una prova del suo amore, cioè dice:
diceva che effettivamente lui poteva continuare questa farsa, fare dire a lei che lo amava e avrebbe rotto il maleficio, ma pur di salvarla l'ha fatta andare via, l'ha fatta scappare. Quindi in questo le vede una prova del suo amore e dice: vabbè, anche io devo aiutare Tamlin, e quindi va nel regno sotto la montagna, non capirchiedetemi minimamente come ce va, per liberare Tamlin. Chiaramente ha un piano? No. Non ha minimamente un piano. Infatti, cosa succede? La catturano e la portano di fronte ad Ambrosia, ad Amaranta, scusatemi. Scopre un paio di cose, cioè scopre che Tamlin praticamente si comporta come un burattino perché non può fare altro, cioè ormai ha perso, si considera sconfitto e siede accanto ad Amaranta. Scopre che c'è Rhysand, che appunto anche lui viene definito la puttana di Amaranta perché sta lì che fa tutto quello che le dice lei, e scopre anche che Amaranta gli piacciono gli indovinelli, perché praticamente Amaranta, anziché farla fuori anziché farla fuori sul polpo, decide di farle appunto un giochino. Ah, innanzitutto poi c'è un altro piccolo dettaglio che io sottolineerei, cioè loro hanno torturato Claire, che sarebbe la ragazza che hanno preso al posto di lei. L'hanno torturata per ottenere appunto delle informazioni, informazioni che poi non hanno ottenuto, chiaramente, perché quella là non sapeva manco chi era Daphne. Ma il problema principale è che Rhysand a questo punto doveva essere giustiziato, perché Rhysand sapeva benissimo come era fatta fisicamente Feyre. Quindi nel momento in cui ha visto Claire doveva accorgersi subito che quella non era Feyre e quindi stava torturando inutilmente una povera cristiana, solo che lui è stato muto. Nel momento in cui si palesa la cosa, cioè che effettivamente quella che loro stavano cercando è Feyre, e si palesa perché Feyre ce l'hanno davanti, cioè è arrivata da loro, lei dovrebbe chiedere a Rhysand: come mai non ti sei accorto che non erano la stessa persona? E Rhysand risponde: per me gli umani sono tutti uguali. Ya, ma per piacere! Cioè, scusami, lei che sarebbe la suprema signora del regno del fuoco, lì, quello che è, non fiuta una specie di tradimento? Vabbè, allora qua la facciamo veramente breve. Allora, lei, appunto, abbiamo detto che le piacciono gli indovinelli. Allora, anziché ammazzarla subito, le dice questo: se tu affronterai tre prove a cui io ti sottoporrò, oppure risolverai un enigma che io ti sottoporrò, vi libererò. Libererò te, libererò Tamlin, libererò tutte le fatine, sarete per sempre liberi, io mi dileguerò. Se però tu riesci a superare queste tre prove. Ma scusatemi, che cos'è il torneo tra i maghi? Ma che c'entra? Ma non, veramente, i personaggi fanno delle cose senza senso. Comunque va bene, vogliamo fare finta che si annoiano e quindi fanno queste cose, anche perché poi, ribadiamo una cosa, per tutto il libro viene detto che lei è un'umana, che le fate non si degnano neanche di guardare gli umani, che gli umani sono esseri insignificanti, inferiori, tutti odiano gli umani, eccetera, eccetera. E intanto passate il 99,9% del vostro tempo a prestare attenzione a Feyre. Tutti amano Feyre, tutti vogliono farsi Feyre, tutti lodano Feyre, tutti sono interessati, cioè tutti sono ipnotizzati da Feyre, che è una banale umana. Comunque, procederemo con estrema rapidità perché le prove sono da dementi. Allora, uno è Hunger Games, cioè tipo il gladiatore, perché è la prima prova del torneo tra i maghi. In sostanza, al posto dei draghi c'è un vermone gigante. Non sto neanche scherzando, un vermone che non ci vede. E lei lo affronta e chiaramente passa la prova. E voi direte: ma com'è possibile? Ragazzi, lei fa tutto. Però attenzione, lei durante questa prima prova si ferisce al braccio. Chi è che va a curarla? Rhysand. Perché Rhysand ha tutto questo piano assurdo che vi rivelo subito. Chiaramente lei non viene informata di questo piano, quindi ai suoi occhi Rhysand appare semplicemente come uno che ci vuole provare con lei per infastidire Tamlin, e non ha tutti i torti, nel senso che Rhysand cerca in tutti i modi di mostrarsi interessato a lei, le cura il braccio, però curandole il braccio le fa anche tipo tutto un tatuaggio, in modo che sia riconoscibile che lui l'ha marchiata come una mucca, praticamente, e perché evidentemente questa è la sua specialità. Perché vuole fare tutto questo, però? Non perché sia particolarmente innamorato di lei, anche se in questo libro tutti sono innamorati di Feyre, ma perché nella sua mente perversa, lui, che non so se avete capito, è schiavizzato anche sessualmente, immagino, da Amaranta, vuole ucciderla. E
Il suo piano non è ucciderla, potrebbe benissimo allearsi con altre persone che hanno dei poteri, l'unione fa la forza, oserei dire, invece no. Lui cosa vuole fare? Vuole aizzare Tamlin facendolo ingelosire, perché lui ci prova con cosina cosetta, con Feyre, perché Tamlin ha questo potere assurdo che se scatenato diventa una bestia ferocissima e uccide Amaranta. Allora, innanzitutto cosa? Ma che piano stupido è? E poi anche qui, ma perché non l'avete fatto 49 anni fa? L'avete fatto, lo fate adesso perché? Cioè, nonsense. Ma poi che cazzo di piano è? Cioè, tu stai aspettando che questo qua diventa Hulk? Ma una cosa un po' più sensata, una cosa un po' più efficace, tra l'altro. Vabbè, comunque Risan cosa fa? Quindi fa ubriacare praticamente tutte le sere Feyre, perché poi non ve l'ho detto, ma Feyre, nel frattempo che si sottopone a queste tre prove, sta in una cella. Però di notte praticamente la addobbano come un albero di Natale, libera uscita con Risan e che la fa ubriacare col vino magico delle fatine. Lei perde il controllo e cosa fa? Balla tutta la notte, si siede tra le gambe di Risan. Queste sono le attività della corte, della perversa corte delle fatine, altro che 40 giorni di Sodoma e Gomorra, ma che? Voi non avete idea. Vabbè, comunque arriva la seconda prova che praticamente è caduta libera, cioè non so come spiegarvelo, nel senso che ci sono queste tre gabbie in cui sono chiusi delle fatine, fra cui Lucien, quindi delle fatine innocenti e Lucien, quindi lei così ha anche il movente che deve salvare Lucien. Lei deve rispondere ad una domanda che c'è iscritta su un muro e poi spingere la leva corrispondente alla risposta, quindi è tipo chi vuole essere milionario, no? Domande poi A, B, C, D, quindi ci sono tre leve e lei deve rispondere. Perché evidentemente la risposta a questa domanda è un numero, solo che c'è un piccolo problema: lei non sa leggere, vi ricordate? Cioè, fa ridere sta cosa che lei non può superare la prova perché non sa leggere. Però alla fine è Risand ad aiutarla perché comunica attraverso il tatuaggio che le ha fatto sul braccio. No, ragazzi, ma per piacere, questi dovrebbero aver esaurito la loro magia, però riescono a fare incantesimi astrusi per cui comunicano attraverso il tatuaggio. Ma dai, no, io non ci sto, io non ci sto veramente. Comunque, quindi Risan la aiuta. Poi, ovviamente, è obbligato a rivelarle il suo piano, quindi quello che lui vuole fare, aizzare Tamlin in modo che scateni la sua furia contro Amaranta. C'è un problema, però, che prima che questo piano si realizzi, arriva la terza prova. Arriva la terza prova che è abbastanza crudele, devo dire, rispetto alle altre, che era il vermone gigante caduta libera, perché la terza prova è che lei deve uccidere tre fate. E fra queste tre fate, cioè, tra l'altro poi non sto scherzando, ma lei ne uccide due su tre, cioè, ho detto, ma è schifo, ma tutto questo perché per Tamlin? Ma scusa, ma ammazzati tu, cioè voglio dire, ma dai, ma non ne vale la pena, cioè uccidere due persone per cosa? Ma poi vogliamo parlare del fatto che lei sta affrontando queste tre prove senza nessuna certezza? Cioè, nel senso, tu stai facendo queste tre prove, ma chi te lo dice che poi Amaranta? Cioè, secondo te, mo superi queste tre prove e lei si fa da parte? Ma che. Dai! Dai, ma non ci crede nessuno, cioè, ma sei stupida! Infatti, tra l'altro, come prevedibile, lei uccide queste tre fatine, fra cui c'è Tamlin, cioè. Parliamone, nel senso lei uccide due fatine, e già comunque per me eticamente non ci siamo, e poi la terza fatina si scopre essere Tamlin, solo che lei lo ammazza comunque perché in realtà non lo ammazza. Sentite che stronzata, no? E per tutto il corso del libro, tanti personaggi, cioè tanti personaggi, quei quattro personaggi che ci sono all'interno del libro, continuano a dire, tipo la domestica, Lucien, poi l'aveva detto anche Risand, che Tamlin ha il cuore di pietra. Chiaramente quando uno dice che è stone hearted, cioè con il cuore di pietra, cosa significa? Significa che non ha sentimenti. In realtà, letteralmente, Tamlin ha il cuore di pietra, quindi se gli trafiggi il cuore, non muore perché ha il cuore di pietra. Ma a parte che non ha il minimo senso, cioè nel senso che dai una coltellata a qualcuno non ha importanza, comunque sanguina, comunque fe si ferisce, quindi già prima minchiatona. Seconda, no, lasciamo perdere perché ha il cuore di pietra, chi, cosa, cioè non mi interessa, francamente, andiamo avanti. Comunque, questo stratagemma effettivamente funziona perché Tamlin viene accoltellato, ma non crepa.
In compenso però crepa Feira, perché come voleva si dimostrare col cavolo che Amaranta, Ambrosia, quello che è, si fa da parte e libera Tamlin soprattutto, ma quando mai? Cioè quella gli scoppia a ridere in faccia e dice, ma veramente pensavi che affrontavi queste tre prove e ma dai, finisce tra luce e vino, nonostante Cosina, Feira, indovini anche l'enigma che le aveva fatto Amaranta, perché Amaranta ha detto o superi queste tre prove, o risolvi l'enigma. Questo enigma era una filastrocca, e indovina l'enigma, ma anche in questo caso Cosina non è felice. Amarante dice: senti, ma non mi rompere, non c'è un per caso, e tipo l'ammazza. Allora Tamlin, triggerato dal fatto che gli hanno ammazzato Feira, si diventa una belva che taglia la gola, tipo morde la gola di Amarante e l'ammazza. Ma scusate, ma se era così semplice ammazzare sta scema, perché non l'avete fatto prima? Cioè, io questo che non capisco. Io boh. Vabbè, poi alla fine però poteva mica finire con Feira morta, no? E non so che cosa fanno, una specie di rituale con delle goccioline di rugiada. Non ho ben capito. Comunque, fatto sta che la risuscitano, trasformandola, cioè non contenti di resuscitarla, la trasformano anche in una fatina. Per giunta non una fatina normale, ma tipo la fatina maggiore, ai fe, una cosa del genere. Sì, fe maggiore, boh, insomma. E finisce così, però io voglio capire una cosa, cioè Fatina o ci nasci, cioè non è che ci puoi diventare, non è come acquisire la magia, diventare uno stregone che può essere un alchimista che passa di livello, una cosa del genere, no, cioè una Fatina è una creatura diversa dalla specie umana, non è che ti puoi trasformare in una Fatina, cioè è sbagliato, è un concetto sbagliato perché è un popolo, è un'etnia, cioè è come se fosse un'altra cosa, quindi non, no. Cioè, io non l'accetto, è una cosa stupida, ma poi scusami, potevi fare una cosa intelligente in questo libro, cioè far morire un'umana che si è sacrificato perché le fatine sono tutte stupide e non sono state in grado di liberarsi di una deficiente che li governava e li teneva tutti succubi. Bene, poteva essere anche un bel messaggio se vogliamo, invece no, la devi fare risuscitare, ma perché? Cioè, il classico libro di Melma in cui alla fine tutti si devono sacrificare, però poi non muore mai nessuno. Insomma, raga, morale della favola, è stato inaugurato un nuovo tormentone, oltre a Fine Logic, realismo e oh, che Yama per piacere, Yama per piacere ha diciamo costellato ogni momento epico di questo libro di Melma. Purtroppo, secondo me, il problema principale di questo libro è che è veramente noioso, ci ha fatto un po' di fatica, ci sono pochi momenti veramente memorabili, la maggior parte è una sonnolenza armoni continua. E questo secondo me ha purtroppo non ha giovato purtroppo al libro di Melma, che invece vuole più momenti drama queen. Però pazienza, insomma, Sara J. Maas ci regala comunque sempre grandi emozioni, soprattutto sempre grandi trame di merda. Complimenti, insomma, non è facile avere così tanto materiale potenziale e riuscire a sputtanare ogni singola cosa, anche potenzialmente interessante. Complimenti, insomma, anche questo è un talento per cui ti si deve riconoscere, chapeau. Bene, ragazzi, io ho finito, spero che abbiate ancora tutti i neuroni e spero di avervi fatto divertire un pochino. Come al solito, se il libro vi è piaciuto, non vi offendete, fatevi una sana risata e riflettete su come vi sia piaciuto in realtà un libro del genere, però questo è un mio commento personale. Grazie mille per essere stati qui fino alla fine, eroici, una medaglia per voi, un bacione a voi e alla vostra mamma e ci vediamo al prossimo video. Ciao, buon Natale!